Cerchiamo di essere puntuali perché è una giornata intensa e abbiamo iniziato con questo video che era un video dell'anno scorso, Ode alla gioia realizzato da Europa in canto. Abbiamo ritenuto di ritrasmetterlo perché se l'anno scorso eravamo in piena pandemia, quest'anno siamo ancora peggio, con la guerra. La speranza che viene dai nostri bambini. Allora, intanto benvenuti, grazie della partecipazione, davvero emozionato perché avervi così numerosi e soprattutto solidali in questa avventura. È stato qualcosa di meraviglioso e importante, che ci carica ovviamente di ulteriori responsabilità. Vedo tante persone a noi vicine, saluto davvero con grande stima il ministro Giovannini, ma anche l'amica Anna Scani, che apriranno questo incontro. Incontro che vuole sottolineare due aspetti fondamentalmente. Da un lato ricordare con l'apertura della settima edizione delle settimane delle culture digitali dedicate ad Antonio Ruberti, il nostro maestro e europeista convinto e che ha fatto molto per lo spazio europeo della ricerca, ma anche dell'educazione e della formazione, e noi ne siamo grati. Un altro è la prospettiva dell'Europa. La prospettiva dell'Europa, ancora di più in questo momento, ancora più, come dire, importante essere consapevoli del ruolo dei cittadini europei che siamo e per ribadire ulteriormente la nostra voglia di essere Europa. La cultura digitale è il nostro asset di lavoro. Per noi ripartire dalla cultura come bene comune, come condivisione per disegnare gli interventi nella direzione del rafforzamento dell'identità europea e del suo sviluppo sociale sono diciamo, i nostri obiettivi perseguiti sin da quando siamo nati nel 2015. Lo abbiamo sempre fatto e ringrazio molto, subito dopo gli interventi del ministro Giovannini e della sottosegretaria Scani, saranno i presidenti di alcune associazioni, perché l'abbiamo sempre fatto attivando un confronto, con le istituzioni, con molte associazioni, se mi consentite, di organizzazioni portatori sane e di visioni importanti e che questo ci ha consentito e ci sta consentendo di investire sui nostri giovani, sui nostri docenti, affinché possano esprimersi e immaginare strumenti concreti per vivere il patrimonio del loro tempo. Questo credo che sia importante. Ognuno deve essere cittadino del tempo che stiamo vivendo, che stanno vivendo, soprattutto il mondo dei ragazzi. Quindi ripartire dalla cultura come bene comune, come condivisione, sono i messaggi che identificano la più parte delle nostre attività, in particolare il manifesto Ventotene Digitale, che ricordo fu un contributo di Caltre all'anno europeo del patrimonio culturale 2018, ma che abbiamo profondamente rivisto l'anno scorso in occasione degli 80 anni del manifesto originale, quello di Per un'Europa libera e unita di Spinelli Rossi. Manifesto Ventotene Digitale e che, come dire, ci dà quella prospettiva su cui investire, su cui lavorare. Abbiamo fatto, credo,
molte cose. L'onorevole Ascani, che ci conosce dall'inizio, sa che per quanto possibile abbiamo cercato di essere sponda del sistema educativo su un tema rilevante, mettendo non a confronto, ma sistema, cultura e digitale, per fare in modo che l'educazione al e con il patrimonio culturale diventi un asset che rinnova la scuola stessa. Tante, e non è questo il momento di raccontare le tante avventure che stiamo vivendo. Questa è la settimana dove noi, come dire, concentriamo tutte le attività che in un anno abbiamo programmato. Noi agiamo attuando una programmazione annuale che trova nello spazio della settimana, ma anche nella rassegna dei prodotti realizzati dai ragazzi, che idealmente è baricentrata a Matera presso l'Istituto Pentasulia, il momento clou per poi ripartire. La giornata di oggi, la settimana, sarà importante anche per questo. Noi vogliamo, come è sempre stato in questi anni, negli anni passati, aprire un dialogo con le istituzioni proprio per riprogrammare insieme una riprogrammazione condivisa con i ragazzi, con le scuole. Oggi ci saranno tanti ragazzi, più là ci sono dei giovani dell'ISIA che hanno approfondito l'Europa e ci danno la loro visione d'Europa. E che sarà tutto, la settimana sarà dedicata a tutto questo. E quindi la faccio perché è bene ascoltare oggi. Chiedo al ministro Giovannini, che oltre autorevole ministro di questo governo, però per noi è sempre stato un punto di riferimento per tutti quei valori legati allo sviluppo sostenibile, quindi all'agenda 2030 delle Nazioni Unite, tanto è vero che una delle sfide del nostro hackathon si chiama Adotta un goal dell'agenda 2030, dove abbiamo, signor Ministro, voluto massimizzare le trasversalità digitali, la cultura, il mainstreaming, cioè tutte quelle cose che sono poi alla base di quel lavorare insieme, che è il principio fondante di quella prospettiva di lavoro. Quindi le chiedo, prima di passare poi all'onorevole Rascani, che ripeto ci conosce da parlamentare, da sottosegretario al Ministero delle Istruzioni e adesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il suo intervento. La ringrazio, Ministro. A lei. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie delle parole che ha voluto pronunciare. Oggi è una giornata particolare perché mentre guardavo i bambini qui attraverso lo schermo, nel televisore invece sempre acceso nell'ufficio, c'era la parata militare sulla Piazza Rossa, di Mosca. E non posso non condividere con voi la differenza tra il senso delle due manifestazioni. Non perché l'Italia non festeggi attraverso una parata che ormai però da molti anni si è trasformato in un inno alla difesa come strumento appunto di peacekeeping, di sostegno, non di aggressione. E dall'altra sentire i bambini cantare l'inno alla gioia. Comincio da qui perché l'Unione Europea è, lo dice l'articolo 3 del Trattato di funzionamento dell'Unione, lo strumento che abbiamo scelto per realizzare la pace e il benessere dei nostri popoli. Dunque, il primo passaggio che dobbiamo riuscire a fare con chi per la prima volta si avvicina alla cultura europea, in particolare nella scuola, e farli innamorare personalmente, lo ritengo veramente straordinario, di quell'articolo 3 del trattato.
che tra l'altro cita per ben due volte il tema dello sviluppo sostenibile. È qualcosa, lo dico spesso all'estero, che mi rende orgoglioso di essere europeo. Non a caso è uno dei frammenti che sono sopravvissuti al lavoro che Giuliano Amato e altri fecero per la Costituzione europea, poi fallito a causa del referendum francese. Ma è un frammento preziosissimo. È un frammento ricco, è un frammento che esprime la visione della cultura europea, che non è solo appunto unione con tutte le difficoltà economica, ma è un impegno comune nato purtroppo dal sangue versato nelle due guerre mondiali di trasformare i nostri paesi, il nostro continente e tutto il mondo, perché l'ultima parte dell'articolo 3 fa riferimento all'impegno dell'Unione Europea rispetto al resto del mondo, dicevo, l'impegno per portare il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile e pacifico. Questo tema della cultura digitale, dunque, non può essere scisso dalla cultura tout court, dalla sottolineatura ad ogni occasione di che cosa tiene insieme i nostri paesi all'interno dell'Unione Europea, tanto più importante questa operazione quanto più ci allontaniamo dalla generazione che ha vissuto l'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Lo dico perché mia madre mi raccontava e lo ha raccontato a mio figlio, e quindi il travaso della conoscenza, ma anche dell'empatia tra la generazione che ha fatto la guerra e le nuove generazioni si perde naturalmente con il passare degli anni. E quindi dobbiamo trovare forme non per spaventare, ma per far sentire il senso della nascita dell'Unione Europea. Ricorderete Mitterrand e Kohl mano nella mano di fronte all'esterminato numero di tombe di soldati caduti per dire mai più. Questo mai più ha a che fare con anche il mai più senza digitale. Scusate se faccio questo salto ardito, ma va riconosciuto che senza una cultura digitale che è di più dell'educazione digitale, il rischio è di cadere preda di chi vuol fare violenza, vuol in qualche modo usare gli strumenti digitali per fare del male a qualcun altro. Ed è un rischio elevato, lo sappiamo, l'impegno della Polizia Postale, ma di tutte le forze di polizia e di sicurezza del nostro paese ci aiutano a evitare che chi intende usare appunto lo strumento digitale per mettere a rischio il nostro paese, la sicurezza del paese, la sicurezza delle nostre attività, è un impegno molto forte. E più noi andiamo verso la trasformazione digitale, pensate solo ai mezzi di comunicazione, ma anche alla mobilità, che sarà sempre di più basata sulle tecnologie digitali, il tema della sicurezza, della cybersicurezza in generale, diventerà vitale, non fondamentale, vitale, ma vitale nel senso che se qualcuno si inserisse nei sistemi, per esempio, di guida autonoma per mandare quel veicolo a schiantarsi, sarebbe a rischio la vita non solo dei passeggeri, ma anche degli altri verso cui quel veicolo si dovesse schiantare. Lo dico perché la trasformazione culturale è una trasformazione che richiede di vedere il mondo attraverso gli strumenti della digitalizzazione per capirne le potenzialità, ma anche i rischi. E questa trasformazione in senso digitale ormai sarà pervasiva e lo sarà in particolare nel nostro settore, nel settore delle infrastrutture, della mobilità. Dunque, la cultura digitale, anche nel senso della cybersicurezza, deve crescere anche in coloro i quali oggi gestiscono
queste infrastrutture così rilevanti e in futuro costruiranno o sono impegnati oggi nella costruzione di infrastrutture e sistemi di mobilità nativamente digitali. Questo è il salto di cui abbiamo bisogno ed è un salto difficile perché l'età media nella pubblica amministrazione è elevata, quindi non è proprio la prima cosa che viene in mente. Così come la sostenibilità delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità deve essere appunto nativa, così come costruire una nuova infrastruttura deve tener conto degli elementi di adattamento e di mitigazione del cambiamento climatico, così per la digitalizzazione, la cultura di sviluppo di tutto ciò che dobbiamo fare ora e che verrà fatto in futuro deve appunto essere costruita su questo senso culturale al di là del senso tecnico. Ancora due considerazioni con le quali concludo. Il Ministero, questo governo ha scelto di creare un Ministero per la transizione digitale affidandolo a un grande esperto del settore, Vittorio Colao. E visto che ci conosciamo bene e ci confrontiamo più volte anche sulle tematiche di sua competenza, non c'è dubbio che questa visione orizzontale di una funzione che deve permeare tutte le funzioni di linea è una sfida culturale, appunto, è una sfida che richiede grande spirito di collaborazione, così come il tema della transizione ecologica, evidentemente. Lo dico perché la mia speranza è che quando ci sarà un nuovo governo, con una nuova legislatura, questo Ministero possa proseguire a svolgere il suo lavoro. Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, così come il Ministero per la Transizione Digitale, possano continuare a essere il luogo di confronto, ma c'è un grande ma, tutto questo deve passare anche per un approccio simile a livello locale, a livello delle regioni, a livello dei comuni, perché altrimenti si rischia una disconnessione che già con il nostro sistema complesso di governance è altamente probabile, ma che la digitalizzazione ci consentirebbe probabilmente di superare molto più facilmente. E l'ultima considerazione che faccio, e forse un assist a Anna Scani, è che il nostro settore privato ha anche bisogno di fare questo salto, perché accanto a eccellenze straordinarie abbiamo dei ritardi che vanno colmati e sui quali il governo sta lavorando in modo molto intenso. E non parlo di finanziamenti specifici, parlo di una cultura digitale. Ricordiamo che negli anni 90 la nostra industria, ma in parte anche il nostro settore terziario, ha bucato, per usare un termine tecnico, la prima grande ondata delle reti della trasformazione digitale fatta di abbandono, come si dice, della macchina da scrivere, sostituzione con un computer, ma senza avere la riorganizzazione dei processi produttivi e di servizio intorno a questi concetti. Ci sono tante analisi che mostrano come questo fu un errore pagato dal nostro paese, dalle imprese stesse. Ecco, in questa fase abbiamo bisogno di evitare che il settore privato commetta lo stesso errore. Sono più ottimista rispetto ad allora, anche perché le pressioni, le politiche sono molto più pervasive da questo punto di vista, ma non c'è dubbio che anche il settore privato ha una grande sfida davanti. Quindi grazie per questi impegni, grazie per farci dire dai ragazzi e dalle ragazze perché anche questi discorsi fatti da un quasi 65enne sono superati, e quindi vi ringrazio per gli stimoli che ci darete per fare sempre meglio e anche rapidamente. Grazie e buon lavoro. Grazie, signor Ministro. Io vorrei
aggiungere qualcosa, ma so che l'onorevole Ascani deve scappare, lo farò dopo. Anna, ti grazie per la partecipazione. Grazie mille, grazie a te e a voi per aver organizzato questo bel incontro, per averci permesso di festeggiare l'Europa in questo modo. Molte cose l'ha dette il ministro Giovannini sulla circostanza nella quale ci troviamo a ricordare un po' la fortuna che abbiamo nel far parte di una comunità nella quale oggi ci poniamo il problema di come far avanzare i diritti, di come far avanzare meccanismi di pace che sono stati costruiti con la fatica, col sudore, col sangue delle generazioni passate, una storia che, come ha detto benissimo il ministro, abbiamo il dovere di raccontare, ma che abbiamo anche il dovere di non vedere esaurire con quelle generazioni che quella storia l'hanno vissuta, proprio perché il passato non si ripeta. E ai noi, quello che vediamo nelle nostre televisioni accese, nei nostri uffici, la mia come quella del ministro, ci dice che quel passato in realtà è molto più presente di quanto pensiamo, che l'Europa oggi è a rischio, e quindi da europei, da cittadini e cittadine europee, da istituzioni, da società civile, da associazioni, abbiamo il dovere di difendere questa costruzione di pace che abbiamo faticosamente costruito, ereditato, e di fare in modo che sia davvero l'argine a questa guerra, che giochi un ruolo da protagonista nella costruzione della pace, nella difesa degli aggrediti, come con fatica si sta cercando di fare. E come ha detto bene il ministro, oggi parliamo di cultura digitale. Io ho seguito tutta la crescita di questa vostra organizzazione, prima quando ero al Ministero dell'Istruzione, oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma parliamo quindi di cultura, e quindi di qualcosa che è, diciamo, la base per costruire ogni genere di avanzamento in questo settore. Mi capita spesso di dirlo anche in seminari molto tecnici sulle nuove tecnologie, sull'intelligenza artificiale, sul 5G. Quando parliamo di transizione digitale, parliamo persino più che in altri ambiti, prima di tutto di umanità, di uomini e donne. Parliamo di competenze umane, quindi parliamo di cultura in senso esteso, in senso lato. L'Europa da questo punto di vista ha fatto delle scommesse molto importanti, il Digital Compass, che pone obiettivi ambiziosissimi riguardo la connettività delle persone, portandola all'80% entro il 2030 come connettività veloce, stabile e sicura, ha posto questi obiettivi perché riconosce nella possibilità delle persone, delle famiglie, delle imprese di essere connesse l'accesso ai diritti. Abbiamo sperimentato tutti nella fase più acuta della pandemia, quando in una stessa famiglia c'erano i genitori smart working e i figli in DAD, le connessioni saltavano, addirittura alcuni bambini e bambine non riuscivano ad essere raggiunti da quella connessione che gli avrebbe permesso di rimanere attaccati alla propria scuola e quindi al proprio diritto ad essere istruiti. E poi l'abbiamo sperimentato dovendo imparare a scaricare alcuni documenti che erano diventati essenziali nella nostra quotidianità, pensiamo solo al Green Pass. È sicuramente stata una spinta, ma è stata soprattutto una spinta di consapevolezza. Allora non è un caso che alcuni obiettivi del Digital Compass, insieme al ministro Colao, il cui impegno veniva ricordato dal ministro Giovannini, l'abbiamo addirittura anticipati nel nostro paese, anticipati al 2026. Noi vogliamo portare la Gigabit Society in Italia alla fine dello sforzo del PNRR. Sappiamo che abbiamo davanti anni molto impegnativi di realizzazione di bandi, di procedure, di progetti che noi stessi abbiamo scritto e che per una volta hanno raccolto il plauso dell'Europa, per una volta, perché sappiamo bene che la storia degli sforzi italiani non sempre è stata questa con l'Europa. Oggi invece abbiamo un'Europa che ci accompagna e che riconosce il lavoro che abbiamo fatto con questo governo, naturalmente ereditando alcuni progetti che erano già lì e che oggi finalmente possono diventare realtà. E questo vale anche per le infrastrutture digitali, sulle quali sappiamo bene di dover recuperare alcuni ritardi, perché l'indice DESI ogni volta che esce ci ricorda che come italiani ed italiane abbiamo dei ritardi certamente legati all'infrastrutturazione del paese, ma ancora di più legati alle competenze di base. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di fare passi in avanti da questo punto di vista. Questo riguarda la scuola, riguarda l'università, riguarda la formazione professionale, ma riguarda anche le imprese. Quindi ringrazio per l'assist il ministro Giovannini, perché
Quello che stiamo facendo in questo ministero è proprio cercare di incoraggiare il sistema, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, a fare passi in avanti verso la transizione digitale, che non si può rimandare, che non si può fermare, che è in atto e nella quale abbiamo il dovere e la responsabilità di vivere, considerandone rischi e opportunità, capacità di creare occasioni di lavoro, ma anche capacità di distruggere alcuni lavori faticosi, usuranti, che certamente non rimpiangeremo, ma che oggi sono il lavoro di alcune persone, persone che dobbiamo formare ad essere pronte per essere protagoniste di questa nuova era. L'attenzione dell'Europa per il digitale non è soltanto questa, naturalmente, pensiamo al DSA, al DMA, agli sforzi per il regolamento sull'intelligenza artificiale, sforzi che di nuovo ci dicono quanto l'Europa può essere punto di riferimento nel mondo, perché ad esempio sull'intelligenza artificiale l'approccio europeo, che è quello italiano della nostra strategia approvata nel dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è un approccio antropocentrico. È l'approccio che mette al centro l'uomo, l'interesse delle persone, non le tecnologie, non l'avanzamento di nuove sperimentazioni, ma l'uomo, l'etica. Queste tecnologie sono al servizio dello sviluppo della persona. Questo è l'approccio europeo a questi temi, questo è l'approccio italiano a questi temi ed è l'approccio che fa la differenza anche rispetto a tante altre aree del mondo che ci guardano da questo punto di vista e che verso i nostri valori hanno grande rispetto. Questo rispetto abbiamo oggi più che mai, questo 9 maggio così particolare, il dovere di meritarcelo, abbiamo il dovere di essere all'altezza della nostra storia, ma ancora di più all'altezza del futuro che abbiamo cominciato a scrivere e che ora però dobbiamo far crescere coltivando tutti i progetti che abbiamo messo in campo per lasciare alle generazioni dei bambini che avete fatto vedere, dei ragazzi che coinvolgete col vostro lavoro prezioso, non solo un debito che stiamo contraendo, ma il credito di azioni messe in campo oggi che daranno loro nuove opportunità da cittadini e cittadine europee. Quindi grazie ancora per avermi dato la possibilità di partecipare oggi, come tanti altre volte, ai vostri lavori, ma soprattutto grazie per il lavoro prezioso che fate nel corso dell'anno. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie onorevole Lascani, grazie Anna. Cultura digitale avete, sia il ministro che tu avete usato come davvero la prospettiva. Per noi anche la nostra rivista che affianca i nostri lavori, guarda caso, si chiama Cultura Digitale, perché per noi non ci interessa, questo più volte l'ho anche detto pubblicamente, le fotocopie in digitale del patrimonio culturale. Quella è un'altra cosa importante e ci mancherebbe, ma noi dobbiamo veramente fare in modo che, partendo dai ragazzi, perché è inutile fare a degli anziani come me e questi ragionamenti, per noi cultura digitale è veramente, semmai, un uso, sostenere l'uso profondo e innovativo della cultura come capacità per un pensiero critico, per assumere e integrare i punti di vista differenti. Quindi la cultura digitale non è solo, non più solo un racconto, ma è tra gli ecosistemi innovativi più importanti e strategici per il futuro dell'Italia e dell'Europa, perché ormai parlare solo del nostro paese non ha senso. Quindi un presupposto irrinunciabile sui quali stiamo cercando di farlo con i nostri amici che vedo in video e che invito dal presidente dell'Associazione Cultura Italia, Angelo Argento, all'avvocato Angelo Argento, che è un nostro compagno di sempre, e che insieme abbiamo, insieme con le altre organizzazioni, abbiamo la possibilità e l'interesse soprattutto a confrontarci, perché dobbiamo sempre fare un qualcosa in più. Angelo, a te. E grazie Carmine, davvero, dopo le tue parole di introduzione, quello che il canto dei bambini e poi ovviamente i due interventi autorevoli di Anna Scani e del ministro Giovannini, diciamo, si riducono molto gli spazi, diciamo così, di contenuti innovativi rispetto ad un saluto che prima di tutto è un ringraziamento all'attività davvero
di Carmine, che, come diceva Anna Scani, non si ferma il 9 maggio e poi riparte il 9 maggio successivo, ma è tutto l'anno, ogni giorno, con sollecitazioni, stimoli a riflettere, a costruire progetti nuovi, a guardare davvero al futuro, costruendo sulle radici di un passato importante come quello che rappresenta la nostra cultura, una possibilità davvero di opportunità per i nostri ragazzi utilizzando il digitale in maniera innovativa. La prima volta che Carmine ne parlò a me qualche anno fa, forse un decennio fa, al margine di un incontro al Ministero allora dei Beni Culturali, oggi Ministero della Cultura, io lo guardavo come un extraterrestre, cioè mi parlava di cose che oggi sono, come diceva anche il Ministro Giovannini e Anna Scani, diventate la nostra quotidianità, e anche il mio collegamento odierno che mi permette di stare qui con voi e poi tra 10 minuti di scappare ad un altro appuntamento, sempre per ricordare questa ricorrenza odierna, è un evento che soltanto qualche anno fa avremmo potuto immaginare come impensabile. Ecco, per non essere banale, ribadire cose che sono state già dette, mi piace ricordare due cose. La prima, questa data, il 9 maggio, che oggi assume un ruolo simbolico fortissimo, perché c'è chi in questo momento festeggia questa data, questa ricorrenza, facendo mostra di forza, missili, carri armati e militari schierati in una piazza per ricordare una vittoria passata, ma per in realtà per dimostrare al mondo una minaccia di una capacità militare aggressiva, criminale e nazista. E c'è invece, come noi, che oggi preferiamo festeggiare un altro 9 maggio, che è un 9 maggio della nostra Unione Europea, nelle scuole con i nostri ragazzi, per ricordare che non vi può essere pace senza giustizia e verità, e per ricordare qual è stato il sacrificio che 70 anni fa in questa Europa, riportata alla democrazia, tanti dei nostri genitori, nonni, eroi hanno versato sangue per poter oggi essere qui e ricordare questa giornata come una giornata di festa vera e non di morte, come una giornata di pace e non di guerra, come una giornata di libertà e democrazia e non di tirannide e autarchia, come sta avvenendo in questi giorni in Ucraina, dove uno Stato aggressore sta cercando di distruggere una condizione ideologica, ideale e di libertà attaccando l'Occidente. Perché questo è, non possiamo dimenticarlo oggi, questa festa deve essere ricordata come una festa di libertà e noi la vogliamo vivere così. E il digitale, la cultura digitale è uno strumento potentissimo. E lo ha dimostrato anche appunto quello che è accaduto in questi anni, quando è stato utilizzato in maniera assolutamente invasiva per fare propaganda, Novax, oggi filoputiniana, per diffondere immondizia nei cervelli delle persone che ovviamente senza nessuna capacità di intermediazione come prima era, e anche per fortuna, perché la forza del digitale, la forza della libertà, è la forza della capacità individuale di potersi connettere e assumere informazioni direttamente, non mediate, grazie a Dio. Ma se queste informazioni, grazie alla potenza invasiva del digitale, sono in realtà strumento di propaganda per diffondere notizie che danneggiano e distruggono le fondamenta del nostro credo, della libertà, della nostra democrazia, diventano strumenti ovviamente assolutamente negativi e ancora più deleteri e distruttivi di una bomba atomica, come è accaduto durante la pandemia, con la diffusione di notizie ovviamente infondate che hanno innescato meccanismi di morte, perché quando le persone muoiono perché non sono vaccinate, quello è. E bisogna quindi avere attenzione nella parola cultura accostata al digitale, perché oggi queste due parole hanno un significato potentissimo. Hanno una responsabilità enorme, e l'utilizzo delle medesime e quindi il lavoro egregio che fa Carmine con la sua struttura di diffusione di una corretta e di un giusto utilizzo di questi strumenti, che se utilizzati in maniera adeguata sono strumenti di forza e di libertà, ma che possono essere assolutamente utilizzati come qualsiasi arma e strumenti di morte. Ecco, allora la responsabilità dell'oggi, dell'educazione, di questa festa, di questo incontro che noi abbiamo fatto. Il secondo tema, e chiudo, è quello della necessità in questa logica, ed è un lavoro che noi stiamo facendo con Cultura Italia, in particolare con lo spin-off Cultura Europa,
e in accordo con Educazione Italia, che è l'altro spin-off che si occupa di questi temi, per diffondere che cosa? La necessità di superare le vetuste identità nazionali che tanto hanno generato di mali nel Novecento, nell'Ottocento, nei secoli scorsi, per finalmente costruire un'identità culturale comune europea. Lo abbiamo detto nell'audizione che abbiamo fatto proprio l'altro ieri presso la Presidenza del Consiglio, al Dipartimento delle Politiche Comunitarie, per dare le nostre proposte costruttive su quella che è la conferenza sul futuro dell'Europa. Abbiamo chiesto con forza di attivare i vari strumenti, utilizzando ovviamente anche quelli digitali, per finalmente creare le condizioni della nascita di un'identità culturale che non può non passare da una politica comune culturale, come c'è stata la politica comune europea, come spero ci sarà e deve esserci una politica di difesa comune, come ci sarà e spero debba esserci una politica estera comune. È necessario costruire le condizioni per una politica culturale comune che superi gli aspetti negativi delle identità identitarie, tradizionali di ogni singolo paese, che devono assolutamente essere corroborate e formate come fondamento della cultura e dell'identità europea, ma non possono essere elementi di mura, perché se la cultura serve, serve non per costruire mura, ma per innalzare ponti. E allora con questo spirito, con questo augurio che faccio ai vostri lavori e con un grande sentitissimo abbraccio di ringraziamento a Carmine Marinucci, credo che davvero insieme possiamo dare un contributo perché la libertà della nostra Europa, il sacrificio versato con il sangue 70 anni fa, non possa essere disperso e oggi calpestato da nuovi autarchi e tiranni che ci vogliono uccidere, prima nell'anima e poi anche fisicamente. Grazie, Slava Ucraina. Grazie Angelo, grazie davvero per tutto quello che fate e che possiamo fare insieme. Credo che le tue considerazioni, anche insieme alle altre, saranno utili e rilevanti per programmare le attività del prossimo anno scolastico, che evidentemente il tema che metteranno, credo, al centro il tema della pace. Educare alla pace non è una sciocchezza, anche perché non è neanche semplice capire come iniziare, però credo che non ci possiamo tirare indietro. Grazie, grazie davvero. Simonetta Buttò, il nostro direttore dell'Istituto Centrale per Catalico Unico del Ministero della Cultura. Simonetta Buttò è il nostro riferimento unico del Ministero, soprattutto perché ha le competenze nel nostro settore, che ringrazio anche pubblicamente per il fatto che nel numero della nostra rivista che esce oggi c'è un intero dossier di tutti l'impegno dell'ICCO sul tema della cultura e della dimensione digitale. Credo che quel dossier sarà di particolare riferimento a tutti coloro che, operano nel settore, e quindi sapere quali sono le reti, chi sta lavorando, su che cosa sta lavorando, credo che sia fondamentale. Grazie Simonetta. Grazie, grazie a te Carmine, grazie per l'invito e grazie per essere stato sempre in questi lunghi anni della nostra alleanza strategica, un partner sempre presente, sempre molto attento alle attività nazionali e alle attività internazionali che l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane mette in campo per condividere appunto in questa ottica interistituzionale, inclusiva, strumenti e metodi per la diffusione di una nuova cultura del digitale, come si diceva, soprattutto fra i giovani, e per rafforzare il rapporto che noi riteniamo essenziale tra i beni culturali e il mondo dell'istruzione. L'occasione digitale per l'Europa, è questo il titolo del nostro 9 maggio di oggi. Non potevamo sapere, quando abbiamo stretto la nostra alleanza, che ci sarebbe stata una pandemia e tantomeno che ci sarebbe stata una guerra meno lontana di quanto pensiamo. Eppure i temi che affrontiamo, che abbiamo affrontato insieme, l'uso consapevole delle risorse digitali, la creazione di nuove competenze sul digitale,
modelli pedagogici fondati su una didattica radicalmente innovativa per garantire a tutti gli studenti le conoscenze in grado di proiettarli nel futuro, che sono stati al centro dei nostri programmi almeno a partire dal 2017, se non anche prima, risultano oggi di estrema importanza, anzi direi rappresentano praticamente un'urgenza. Educazione al digitale, nuovi sistemi informativi, attività formative non si improvvisano da un giorno all'altro, neanche con il supporto della politica abbiamo visto quanto importanti siano state le parole del ministro Giovannini. E non si improvvisano da un giorno all'altro se nel frattempo non si è costruita una base solida, forte, condivisa, sulla quale appoggiare il passo successivo e progettare il futuro. E dobbiamo infatti alla collaborazione pluriennale con la nostra rete, se oggi possiamo mettere a disposizione del pubblico un servizio nuovo, un ecosistema dei servizi bibliografici nazionali, che mette insieme tutto quanto, analogico o digitale che sia, è stato prodotto negli anni dalla vasta comunità delle biblioteche che si riconoscono in SBN, sono 6.600 attualmente, ma anche di quelle che collaborano per l'arricchimento dei portali specialistici sul libro italiano del Cinquecento, sui manoscritti antichi e moderni, e lo mette insieme a partire da un punto di accesso unico, che è il nuovo portale Alfabetica, che consente di recuperare le informazioni e le risorse digitali in maniera organizzata e ordinata, no? Opere di un autore, opere su un autore, grafica, stampa, fotografie riferibili a quell'autore, materiali audio, video, mostre digitali, musica, cartografia, manoscritti, tanto per fare un esempio. Questo ecosistema, che è il frutto del lavoro svolto dalla partecipazione della rete delle biblioteche italiane in quasi 40 anni, è destinato a diventare il punto di riferimento, il modello logico e tecnologico anche per altri ecosistemi dei beni culturali che verranno integrati in questo modo nella più grande digital library, quella del Ministero della Cultura, che sta per essere sviluppata grazie ai fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Il portale Alfabetica mette a disposizione uno strumento, una dashboard condivisa fra docente e studenti, in cui possono essere salvati i percorsi di ricerca al fine di riutilizzarli, di rimaneggiarli, di creare in maniera nuova nuovi contenuti culturali. Esattamente in linea con quanto negli anni abbiamo realizzato, avete realizzato e noi abbiamo collaborato con il programma Hack Cultura della rete appunto di Culta, di cui più tardi avremo modo di sentire i risultati, e anche in linea con la politica sui dati digitali aperti perseguita dal portale europeo Europeana, nostro partner comune di molteplici iniziative. Sono gli stessi concetti che troviamo nella Convenzione di Faro e questo rinforza in modo determinante proprio gli obiettivi che l'Istituto si è posto negli anni. Affermare il diritto al patrimonio culturale significa che tutti i cittadini, le scuole, le comunità locali, le associazioni, come abbiamo visto, e gli stessi utenti singoli possono, anzi devono, avere un ruolo determinante nelle attività di conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione del nostro patrimonio culturale. Su questo tema, l'ICCU e la rete di Pulter condividono fin dall'inizio un impegno che, come ha ricordato Carmine, si esprime anche attraverso la rivista Open Access Culture Digitali, che proprio come si accennava nel numero appena uscito, il 4 di marzo-aprile 2022, e che peraltro verrà lanciato nel corso delle iniziative della settima edizione della Settimana delle Culture Digitali Antonio Ruberti, ospiterà appunto un mini dossier, possiamo chiamarlo così, dedicato ai progetti europei in corso, di cui l'ICCO è coordinatore o partner, e che vedono al centro proprio un'attività di riflessione sul tema del digitale. Molto rapidamente, ci siamo mossi sul piano della ricerca, per esempio.
con il progetto INDICES, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito di Horizon 2020, di cui il coordinatore generale di 14 paesi, di 14 partner provenienti da 9 paesi europei. E l'obiettivo in questo caso è quello di misurare l'impatto sociale ed economico della digitalizzazione nei settori culturali e creativi e di creare strumenti da fornire ai decisori politici, ai responsabili dei settori dei beni culturali e alle industrie culturali e creative che siano utili a comprendere a fondo il fenomeno e definire politiche e tendenze a lungo termine. Per esempio, per generare nuovi modelli di impresa o di gestione o rinnovare attività esistenti. Ma ci siamo mossi anche sul tema delle nuove competenze necessarie a svolgere attività di mediazione efficace nei confronti del grande pubblico. E dunque abbiamo affrontato il tema delle nuove professionalità. E lo abbiamo fatto con due progetti. Il primo si chiama Biblio, finanziato attraverso il programma Erasmus Plus, di cui l'IQ è parte in una rete di 10 partner da 5 paesi europei, e si rivolge ai professionisti delle biblioteche, agli aspiranti e anche lavoratori del settore, con l'obiettivo di facilitare l'acquisizione di competenze digitali e trasversali attraverso attività formative, da realizzare in varie modalità. I MOOC, pensati per una formazione a distanza, le lezioni frontali, i moduli interattivi sul modello del Learning by Doing. Grazie al progetto sono stati messi a punto due profili formativi, lavorativi, condivisi a livello europeo e comprensivi delle competenze digitali e trasversali più urgenti nel mondo delle biblioteche. Il secondo progetto, quasi una continuazione, si chiama Adele. Durerà 2 anni appena iniziato e l'obiettivo è quello di creare uno strumento di autovalutazione delle competenze digitali del bibliotecario, in continuità appunto con quanto imparato attraverso Biblio, un modo per riflettere su come vengono utilizzate le risorse digitali e valutare anche la loro apertura, disponibilità, senso di inclusività. Noi dell'ICO abbiamo creato una rete di 25 biblioteche pubbliche disposte a sperimentare sul campo questi strumenti. Presenteremo anche degli altri progetti, a cui accenno rapidamente. Il primo è 4CH, che ha l'ambizione di fornire il disegno di un competence center per il settore del cultural heritage, che tenga conto di tutti gli aspetti gestionali del patrimonio, la sua conservazione, la sua valorizzazione, e i rischi anche che esso può correre in caso di calamità naturale o non naturale, purtroppo. E un altro progetto è Ariadne Plus, che in continuazione con il grande progetto Erasmus, concluso, il grande progetto Horizon, concluso nel 2017, per il settore dell'archeologia, intende ampliare il ricco catalogo dei dataset archeologici con nuovi servizi. Ecco, questi progetti rappresentano proprio il segnale di un'esistenza concreta e tangibile nei luoghi della cultura, negli enti di ricerca europei, in associazioni come quelle che ci vede partecipi tutti insieme oggi, di una riflessione ampia, aperta sul valore della rivoluzione digitale, alla quale intendiamo assistere non passivamente, ma anzi cercando di dare veramente al settore del patrimonio culturale digitale una valenza alta e un ruolo politico strategico che merita pienamente, nel settore dell'istruzione superiore, nella ricerca, nella didattica, nella valorizzazione della nostra tradizione culturale e, come abbiamo visto, non da ultimo, nella prefigurazione di nuovi sbocchi, occupazionali per i nostri giovani, per il nostro futuro. Grazie. Grazie Simonetta per la concretezza delle tante attività che servono anche, perdonatemi, c'è un problema di trasferimento perché altrimenti rimangono nei cassetti, ormai non esistono più i cassetti, però rimangono confinati negli enti che li realizzano e quindi la nostra attività è anche in questa direzione.
Do la parola al professor D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che in questo momento è a Bruxelles e che ci aggiornerà, perché fra un paio d'ore inizia la conferenza europea a Strasburgo, dove, come anticipavo all'apertura, mi sembra di capire che c'è molta Italia. Quindi, Virgilio, la tua visione dall'Europa è importante. Grazie. Sta troppo lontano. No, da anni io vi parlo in questo. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Dai. Pronto, mi senti? Sì, mi sentiamo. Eccoci qua. Vi parlo da Bruxelles, dove in questo momento, come sapete, le istituzioni europee celebrano il 9 maggio. Con varie iniziative, alle 12 si avvierà a Strasburgo l'ultima parte, almeno di questa fase, della conferenza sul futuro dell'Europa, che fu immaginata da Emmanuel Macron nel marzo del 2019 e che si conclude provvisoriamente con questo evento a Strasburgo con Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Metsola, la Presidente del Parlamento Europeo. Il tema che voi discutete è un tema, a mio avviso, sul quale vale la pena di riflettere per quanto riguarda un dibattito che si è aperto da alcuni mesi, ma che riguarda insieme tutte l'Unione Europea, ma anche il futuro dell'Europa, che riguarda tutta la dimensione del continente europeo. Ora, io sono convinto che il tema dell'intelligenza artificiale, del digitale, della transizione digitale, ma collegato anche al tema dello sviluppo sostenibile, è un tema che, come voi sapete, come evidente, non riguarda soltanto l'Unione Europea, ma che riguarda l'insieme del continente, in particolare riguarda anche i paesi che sono candidati e che ambiscono a entrare nella famiglia europea, che riguarda anche il tema dei diritti, della comunicazione corretta, della libertà di informazione, del diritto alla espressione e anche del tema più generale dei diritti. E in questo quadro rientra anche il discorso che voi avete portato avanti, che è stato detto anche negli ultimi interventi, che il digitale non è un fine, ma è uno strumento che deve essere strettamente collegato e sottoposto al tema dei diritti. Recentemente l'Unione Europea ha adottato una carta dei diritti internet e anche su questo il Parlamento italiano si era speso alcuni anni fa grazie all'iniziativa anche di Stefano Rodotà. Noi stiamo in particolare riflettendo, avete visto sui giornali che è stato aperto un dibattito su una confederazione europea che mette insieme tutti i paesi che ambiscono nella famiglia europea. Noi siamo convinti che il tema del digitale dovrebbe essere una delle competenze e una delle politiche portate avanti nel quadro più ampio della Confederazione Europea, alla quale dovrebbero appartenere nei prossimi anni, senza attendere la lunghezza dei negoziati per l'adesione di tutti i paesi che oggi ambiscono ad entrare in Unione Europea. Allora, questo del digitale è uno dei temi sui quali effettivamente vale la pena di riflettere, sull'intelligenza artificiale e sui diritti, e io credo che appunto l'obiettivo che voi avete posto attraverso il manifesto di un'Europa digitale, di un ventotene digitale, se voi andate a rileggere il manifesto di Ventotene, ma se andate anche a rileggere il discorso con cui Robert Schuman nel 1950 presentò la dichiarazione di Schuman, si fa riferimento non soltanto alla piccola Europa, ma nel discorso di Schuman c'è scritto: noi ci rivolgiamo a tutti i paesi e a tutti i territori dell'Europa, ad est e ad ovest, senza nessuna distinzione. Allora io credo che noi dobbiamo recuperare questa dimensione di un'Europa che è ampia, che va al di là appunto dell'integrazione dell'Unione Europea, e il tema certamente del digitale è inserito in questo quadro. Quindi credo che tutto il lavoro che voi state facendo e che farete prossimamente, rivolto in particolare alle scuole, ai giovani che devono impegnarsi ancora di più sull'educazione alla cittadinanza civica anche europea, questo tema appunto è essenziale in questo quadro, in una riflessione di quale deve essere il futuro del continente europeo, una dimensione di pace, di sicurezza e di cooperazione. Allora questo si ottiene attraverso appunto un uso dal punto di vista dei diritti, della dimensione digitale come strumento e non come fine, e io credo appunto che uno dei temi sui quali varrà la pena di riflettere nei prossimi mesi è appunto questo, di questo nuovo quadro dell'integrazione europea, sul quale vale la pena di discutere, naturalmente essendoci impegnati per il ritorno della pace sul continente europeo,
lottando, come è stato detto da chi mi ha preceduto, contro l'aggressività e contro l'aggressione e contro il tentativo di mettere sotto un nuovo dispotismo paesi che invece lavorano per l'indipendenza e la democrazia. E allora tutta questa tematica, a mio avviso, rientra ed è strettamente collegata alla situazione dell'Europa così come oggi. Quindi ringrazio per il lavoro che state facendo e sono disponibile naturalmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Domani faremo un incontro sulla piattaforma digitale del Movimento Europeo per quanto riguarda il futuro dell'Unione Europea. Spero appunto che molti di voi potranno partecipare e dare anche il vostro contributo dal punto di vista delle riflessioni che anche i giovani ragazzi nelle scuole hanno fatto in questi mesi con voi. Grazie ancora e buon lavoro da Bruxelles. Grazie Pier Virgilio. Devo dire che nel salutare l'onorevole Nitti mi piacerebbe, avendolo citato, che riprendessimo un lavoro che purtroppo è stato interrotto dalla sua prematura scomparsa dell'onorevole Rodotà, il diritto ad internet, perché senza il diritto ad internet non riusciamo ad accedere ai saperi, alla cultura, perché è diventato un diritto primario e probabilmente bisognerà riprendere quella discussione molto importante che aveva portato, che stava portando addirittura alla modifica della Costituzione in questa direzione. Ma questo ci sarà un altro momento di approfondimento. Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social, on the road anche Francesco, che ringrazio. E Pia Social si presenterà da solo, non vi faccio perdere tempo. Ciao Carmine, buongiorno a tutti. Sono riuscito a fermarmi un attimo, ero appunto on the road anch'io. Vi parlo da Palazzo Chigi perché oggi c'è la presentazione del primo rapporto mondiale sulla comunicazione pubblica da parte dell'OCSE, che credo sia anche un tema molto interessante anche per quello che state facendo voi. Ovviamente io non posso che fare i complimenti a te, a Di Calter e a tutti coloro che stanno partecipando, tra cui anche Pia Social, a questo evento e soprattutto al lavoro generale che viene fatto nel corso dell'anno proprio sul tema della cultura digitale. Vi dicevo, sono qui a questa presentazione dove si dirà, diciamo così, che per la comunicazione pubblica forte servono alcune cose fondamentali sulle quali credo che anche i giovani, gli studenti debbano dare un contributo, perché stiamo parlando di riuscire a capire bene come analizzare e comunicare i dati, la lotta alla disinformazione, che sapete è un problema mondiale fin da prima della pandemia e poi acuito con la pandemia e anche purtroppo con la guerra che stiamo vivendo, e poi c'è un tema di professionalità, di riconoscimento delle professionalità e competenze. Questo credo forse è il punto su cui siamo un po' più indietro nel nostro paese, perché esiste una battaglia, insomma un percorso, un lavoro da anni, però non siamo arrivati in fondo, e quindi questo credo sia un elemento importante, perché anche nella prospettiva di un giovane, di uno studente, sapere che la PA, la pubblica amministrazione in generale, il settore pubblico decide di riconoscere le professionalità dedicate al digitale in tutti i sensi, e nel mio settore soprattutto dedicate alla comunicazione e informazione digitale, credo sia un elemento importante, anche perché ce l'ha dimostrato la pandemia, ripeto anche la guerra. Ormai gli strumenti digitali sono parte integrante della nostra vita e non basta più solo dire io li utilizzo, bisogna saperli usare bene, bisogna avere un'attenzione dedicata, bisogna conoscere in generale l'ecosistema digitale per tutto quello che rappresenta, ed è tantissimo, tant'è che in tutti i piani di rilancio, dal Next Generation EU al PNRR, ma diciamo a livello mondiale, il digitale sta ai primi posti. Quindi, e qui rinnovo i complimenti a Carmine e a tutti coloro che fanno parte del movimento e del lavoro che viene svolto nel corso dell'anno,
non possiamo più fermarci, ripeto, a una visione, chiamiamola così, superficiale o comunque d'inizio del digitale, ma dobbiamo assolutamente approfondire, dare gli strumenti ai giovani perché conoscano quello che è l'ecosistema digitale da tutti i punti di vista. Io dico sempre che col digitale a 360 gradi abbiamo tantissime opportunità per la vita quotidiana, però ci sono anche delle storture, dei rischi su cui dobbiamo lavorare e che comunque vanno conosciuti. Sapete benissimo che a livello europeo si stanno portando avanti proprio a livello normativo, a livello di decisioni importanti sul mondo del digitale, si stanno portando avanti vari diciamo documenti, alcuni già andati, altri in fase di approvazione o di discussione. Ecco, questi sono gli elementi che come dire, daranno quella cornice al mondo del digitale per i prossimi anni. Quindi noi su questo dobbiamo sicuramente essere interessati, attenti, approfondire e portare avanti anche tante iniziative che poi ci diano un digitale, come diciamo spesso noi, semplice, perché poi i cittadini giustamente vogliono che le cose siano semplici, però anche efficace, equo, sicuro, a portata di tutti e quindi anche delle giovani generazioni che già oggi sono protagoniste del digitale, ma in prospettiva futura non solo saranno protagonisti, ma dovranno esserlo se vorranno essere protagonisti in generale della società. Quindi con PIA Social, ma anche con Fondazione Italia Digitale, noi, Carmine lo sa, siamo a disposizione non solo per partecipare a questi appuntamenti. A breve avremo anche il nostro PIA Social Day il 7 giugno e Carmine insomma lo sa e parteciperete anche voi, così come lo Smartphone d'Oro, che è il nostro premio nazionale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale, dove avremo tra l'altro da quest'anno un premio speciale proprio offerto, diciamo così, realizzato da Dicalter e dedicato proprio alle giovani generazioni nell'approfondimento, nella cultura digitale. Chiudo dicendo che secondo anche i nostri dati, 9 cittadini su 10, dati del nostro osservatorio, chiedono un grande piano di cultura digitale. Io credo che questo sia in un certo senso in atto, sicuramente si può fare di più, però ecco, se dobbiamo in questa giornata prendere la parte positiva, possiamo sicuramente dire che a livello di consapevolezza abbiamo fatto un salto in avanti. Non ci dobbiamo fermare, perché se vogliamo che il digitale sia normalità, sia strutturale e sia soprattutto più opportunità positiva che diciamo così stortura o parte negativa, dobbiamo impegnarci tutti e rendere protagonisti soprattutto i giovani, che ripeto già oggi hanno un rapporto diverso da quello che abbiamo noi col digitale e in prospettiva lo avranno ancora di più. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e ovviamente ci sentiamo presto. Grazie Francesco, le tue parole sono estremamente incoraggianti, perché è la condivisione di obiettivi che farà la differenza. Grazie davvero. Pamela Giorgi rappresenta un accordo che abbiamo con loro, l'Indire, perché sin dall'inizio noi ci siamo posti il problema che fare, soprattutto nel mondo della scuola, senza che qualcuno che, come dire, ci monitorizza che quello che stiamo facendo ha senso pedagogico e strutturale, era importante. Quindi in qualche modo Indire, il gruppo di Pamela, rappresenta anche questo aspetto. Grazie Pamela. Grazie a te Carmine, grazie a tutti quelli che mi hanno preceduto, che hanno toccato tutti i temi centrali relativi a quella che è il lavoro che come Indire all'interno della rete di Calter e all'interno della rivista Culture Digitali cerchiamo di portare avanti in una condivisione di intenti che nel nostro caso specifico si focalizza poi sul momento didattico e formativo, però ovviamente con le ricadute poi che sappiamo avere momento didattico formativo sulla società in maniera più ampia. Nel tema complesso della transizione digitale, che quindi
è ridondante, lo abbiamo ripetuto tutti, che ha avuto questa capacità in questo decennio, soprattutto di impattare dal punto di vista economico, dello sviluppo, del mutamento economico-sociale, perché ha determinato un mutamento economico-sociale. È molto importante quello che è il lavoro che sta cercando di fare la rete di Calter, proprio in un'ottica di rete, quindi di coinvolgimento di tanti soggetti istituzionali, quindi con un punto di vista pluridisciplinare e fortemente differenziato anche tra soggetto e soggetto, relativamente al tema del rilievo della cultura all'interno di questo processo di transizione digitale. Per decenni, soprattutto agli esordi di questo enorme mutamento, diciamo, tecnologico, l'attenzione è stata più posta sull'aspetto tecnologico che sull'aspetto contenutistico. La rete, invece, ha permesso e ha rafforzato e ha dato voce a tutti coloro, lo diceva prima Simonetta Buttò molto bene, che invece lavorano con più attenzione sul tema del patrimonio culturale, del suo utilizzo, delle sue capacità formative, del suo rilievo, nella formazione proprio dei processi di civic education. Quindi, ecco, la rete, e poi io ringrazio molto Carmine perché col suo impegno, di mettere insieme questa filiera di soggetti, ha permesso di dar voce a tanti. A tanti altri soggetti che frammentariamente portavano avanti un discorso relativo all'importanza appunto e alla centralità del patrimonio culturale in tutte le sue accezioni complesse e diversificate. Nell'ambito dei processi formativi, lo accennava anche Simonetta Buttò, l'utilizzo, la, diciamo, la L'incontro tra patrimonio culturale e digitale ha avuto delle ricadute molto importanti. Ha portato a un fortissimo innovamento dal punto di vista dei modelli, in un'ottica laboratoriale, in un'ottica di trasversalità disciplinare, quindi di rafforzamento di quelle che sono le trasversalità disciplinari, di rafforzamento anche dei processi da parte degli studenti di responsabilizzazione e del farsi carico del proprio processo di apprendimento. Quindi in questi anni di lavoro con la rete di Calter, con gli hackathon che abbiamo messo su, con Carmine, nel caso nostro e di IQ, centrati appunto sull'uso del patrimonio culturale scolare nei processi di apprendimento, si è reso evidente quella che era l'incontro tra digitale, patrimonio culturale, mutamento dei modelli formativi e poi di conseguenza mutamento sociale e costruzione di competenze di cittadinanza. Non è questa retorica, nel senso, potrebbero essere delle parole che rischiano di peccare di retorica, ma è verità, cioè l'utilizzo, riportare il patrimonio culturale, quindi il valore della memoria, il valore della storia, il valore appunto, della cultura proprio, e porla come centrale un processo invece che per anni aveva guardato più alla forza e alla novità del mutamento tecnologico, è una cosa molto importante, soprattutto ribadirlo all'interno dei processi formativi, laddove diciamo, la tecnologia torna al servizio della formazione e della cultura. E quindi con tutto quello che questo comporta a livello di costruzione identitaria, di costruzione poi dei futuri cittadini quando si parla di scuola. E quindi condividiamo con Di Calter, condividiamo con Carmine e poi all'interno della nostra rivista Culture Digitali, che nasce dall'iniziativa di Carmine e di Giovanni Piscolla, questo impegno di trasferire appunto sul piano anche
della sperimentazione didattica e della formazione, questo incontro tra appunto transizione, tra innovazione digitale e rispetto e centralità del patrimonio culturale. Quindi io ringrazio Carmine, ringrazio tutti voi per essere qui presenti oggi e buona giornata. Grazie Pamela, davvero grazie perché, ripeto, non siete un partner, come dire, tanto per aggiungere una sigla in più. Isa Maggi, coordinatrice dei Stati Generali delle Donne. La questione di genere, come ho detto all'inizio, è per noi centrale. Centrale non tanto costruire le riserve degli indiani per i maschietti e per le femminucce, ma è centrale perché è diritti, sono l'esercizio dei diritti in cui le differenze di ogni genere non debbano esistere più. E il digitale, per le cose dette finora, credo che sia importante. E questo poi è un concetto che vorrei riprendere anche con Suor Anna Mona Alfieri, e che interverrà dopo Isa Maggi. Grazie Isa, a te. Grazie Carmine, mi sono emozionata molto a vedere i bambini. E grazie davvero per la condivisione che facciamo ogni giorno, per tutta questa visione comune. Tu sei un uomo illuminato e con te davvero condividiamo, come Stati Generali delle Donne, queste visioni future. Grazie anche a chi mi ha preceduto, il ministro Giovannini, anche lui designato a essere uomo illuminato, ma anche per Virgilio D'Astoli e Anna Ascani. E questa Europa che verrà, sulla quale noi come donne stiamo lavorando da tanti anni, è un'Europa dove la giustizia e l'equità, ce l'ha detto il nostro presidente Draghi nei giorni scorsi alla Strasburgo, dove la giustizia e l'equità devono trovare la loro attuazione in ogni singolo passo. Non è retorica, veramente questa è l'Europa dove le diseguaglianze di culture, di società devono essere ancora ripristinate e dette ogni giorno come valore e non come un ostacolo al processo di integrazione, che è una delle sfide che questa Europa deve raccogliere, portare a compimento, perché questo è il momento, proprio perché è un momento di crisi, è un momento di grande incertezza per il futuro e dobbiamo continuare insieme a disegnare un futuro in cui l'Europa è all'altezza dei suoi valori e della sua stessa storia. Il futuro è nelle nostre mani, ce lo siamo detti in tutti questi 2 anni in cui abbiamo partecipato alle piattaforme per la conferenza sul futuro dell'Europa. Il futuro è di chi lo fa e adesso è il momento dell'azione per essere ancora una volta orgogliose di questo nostro modello sociale di integrazione e di solidarietà che si è disegnato, che è un modello democratico appunto di cui noi siamo fiere e perché siamo impegnate con convinzione. È l'Europa delle donne per noi, l'Europa dove l'orizzonte si sposta verso il Mediterraneo come fondamento di dialogo e di pace. Il Mediterraneo non è il mare della morte, è il mare del dialogo e della pace, non solo per realizzare scambi economici, ma per fare vera integrazione, vera multiculturalità, per fare scambi di integrazione e lì disegnare insieme il nuovo futuro. Ed è questa la sfida che noi donne abbiamo lanciato più volte. Adesso la presenza forte dell'Europa è importantissima, lo stiamo chiedendo a tutte le istituzioni. Siamo in tempi di guerra, la crisi economica, la recessione, l'inflazione dei prezzi al consumo che rischiano di creare ulteriore criticità per proseguire questo processo avviato. Ma nostro compito è proprio quello di recuperare, oggi lo diciamo a grande voce perché oggi per noi Festa dell'Europa è un momento storico essenziale, proprio oggi ancora di più. E con chi faremo e come faremo questo percorso? E quindi attraverso tutte le politiche che l'Europa sta mettendo a disposizione per i giovani, per le pari opportunità, è il 2022 è l'anno europeo dei giovani, no? Con l'obiettivo di puntare i riflettori proprio sull'importanza delle nuove generazioni per acquisire tutte queste opportunità che sono state messe a disposizione dall'Erasmus Plus, ma da Horizon, da tutte le varie programmazioni, per acquisire conoscenza, con DigiCulture lo stiamo dicendo insieme da tempo, abilità, competenze,
per uno sviluppo professionale, per rafforzare questo impegno civico. E quindi il nostro compito è diffondere e condividere il tema della cittadinanza digitale e della tutela dei relativi diritti. Quindi le iniziative di informazione che stiamo facendo, di formazione, sono rivolte non solo a tutte le amministrazioni pubbliche, che adesso il PNRR ce lo sta dicendo ancora più forte, dobbiamo ammodernare la pubblica amministrazione e quindi entrare in contatto con i piccoli comuni. E noi in questo ambito stiamo lavorando con le città delle donne, queste nuove, nuovi spazi dove i comuni adottano questa delibera e creano percorsi e perimetri dove sperimentare queste innovazioni. E i temi sui quali stiamo portando l'attenzione sono proprio quello della guida dei diritti di cittadinanza digitale, appunto come i giovani e le donne possono partecipare per la difesa dei diritti e il rafforzamento della democrazia. Le città delle donne sono il luogo ideale dove tutto questo si può realizzare, sono un punto di partenza per la nuova Europa. La parità di genere è una scelta necessaria per le politiche dell'Europa e degli Stati membri. È una sfida che richiede scelte chiare, ma coraggiose, politiche attive per aumentare il numero di donne che lavorano, un welfare innovativo che permetta una efficace armonizzazione dei tempi di vita, delle infrastrutture sociali, educative, la riforma delle politiche familiari. Insomma, tutto questo che stiamo dicendo, perché? Perché la città delle donne li scrivono progetti chiari, pratici, innovativi, e hanno cura del capitale bene comune che possiede. E questi progetti, questa capacità visionaria che stiamo tirando veramente alla luce e che determina i progetti, devono trovare all'interno di una trama, devono trovare origine all'interno di una trama evolutiva che comprende tutti i settori dell'intero ambito urbano, un insieme che noi definiamo città impresa collettiva, che solo così potrà garantirci in futuro una società migliore. È molto interconnesso questo tema del digitale, che è strumento per migliorare la qualità della vita delle persone, è il tema del pianeta come casa comune, la madre terra, è il luogo delle interconnessioni. È qui dove noi dobbiamo cercare di mettere insieme la transizione digitale verso la transizione ecologica per un cambiamento radicale dei nostri stili di vita e di consumo. Per questo che le città diventano il contenitore ideale. E qui è indispensabile avviare e dare forza in Italia a quella transizione verde che i giovani ci stanno chiedendo da tempo. Quindi programmiamo interventi, informazioni, investimenti mirati alla salvaguardia della biosfera, della biodiversità. Le città sono il luogo dove queste cose si realizzano, perché lì possiamo attuare vere politiche di trasporto sostenibile, per esempio, ma anche mettere in connessione le città con le aree interne che dobbiamo cercare di creare come luoghi di spazio di lavoro per i giovani. Sono cambiamenti che il Covid ci ha indotto a fare, sviluppare nuovi approcci alla crisi ambientale e climatica e per costruire sistemi sociali ed economici più equi, più sostenibili per i nostri figli, che non sono il futuro, sono il presente. Quindi dobbiamo migliorare la qualità della vita di noi tutte, di noi tutti, dei bambini e delle bambine. Quindi proseguiamo questo lavoro comune, perché veramente porterà molta concretezza nei nostri spazi di vita. Quindi grazie Carmine per questo lavoro, noi siamo al tuo fianco. Grazie Isa. Entriamo nella seconda parte, con qualche problema di orari, quindi ho bisogno del vostro aiuto. Adesso dovrebbero aprire, secondo da programma, i ragazzi dell'ISIA Design, dell'ISIA di Roma, sapete, l'Istituto Superiore di Design, con i quali quest'inverno abbiamo dato a loro il compito di immaginare l'Europa partendo dal manifesto di Ventotene. Quindi hanno davvero immaginato qualche cosa che è utile per riflettere ognuno di noi. Però ho un paio di relatori che hanno esigenze di intervenire adesso. Chiedo Mario se un quarto d'ora, 20 minuti, se ve li possiamo rubare, così diamo a Soranna la parola, e poi a dottor Maria Lì,
che e poi tornerete voi a presentarci il vostro lavoro, che peraltro poi approfondiremo anche oggi pomeriggio. Se è possibile, Mario, te ne sono grato. Assolutamente sì. Grazie, grazie davvero. Sor Anna Ammonia Alfieri, è la prima volta con la quale, che la ringrazio davvero tanto, perché ho ascolto quasi quotidianamente i suoi interventi, sia in vari media, e non posso non sottolineare uno dei nostri asset principali. Noi ci siamo dati, Sor Anna, l'obiettivo di garantire a tutte, sottolineo, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti pari competenze, quindi pari diritti. Lei, la sua battaglia negli ultimi anni, che tra l'altro questa settimana in Parlamento inizia la discussione del Family Act, e credo che sia importante ragionare perché sia considero a tutti i diritti, quindi non solamente a certi studenti piuttosto che altri. Mi scuso se le do questo, ma credo che sia importante ragionare, perché come ho detto all'inizio, la settimana è un punto d'arrivo per riprogrammare le attività per il prossimo anno scolastico, e mi piacerebbe confrontarci col vostro ecosistema per capire quali sono le vostre esigenze, le vostre opportunità e ciò che potete darci in termini di condivisioni con tutto il resto di questo parterre, di cui alcune cose ha avuto modo di sentire. Grazie, Sor Anna, di essere intervenuta. Grazie sinceramente a voi, saluto agli organizzatori e promotori di questo evento, di questo momento di confronto quanto mai necessario, soprattutto perché siamo in tempi di guerra. Ringrazio il professor Ali per l'amicizia e la stima reciproca che ci lega. Questo intervento oggi, 9 maggio, tante le coincidenze. 9 maggio la Russia, cerchiamo di capire come pensa di poter procedere, forte di aver sconfitto il nazismo, e oggi purtroppo ascrive al proprio bilancio una guerra senza precedenti che mina sicuramente gli equilibri internazionali. La Seconda Guerra Mondiale è presente soltanto nei novantenni lucidi che ricordano, fra le tante cose, il non aver potuto studiare. Oggi questa guerra in Ucraina è proprio difficile anche solo pronunciarla, perché non ci crediamo, mina gli equilibri internazionali, cerchiamo di condirla con delle frasi ad effetto, colpisce l'Europa proprio nel cuore dei diritti fondamentali, semina sangue, morte, violenza. A maggior ragione però questa guerra, oltre alle cose che già sappiamo, interroga gli studenti e interroga la persona matura. Perché interroga gli studenti e perché interroga la persona matura? Credo che interroghi gli studenti e altresì noi, persone adulte e mature, proprio col bagaglio delle nostre pseudosicurezze. Perché quando la guerra diventa reale e sfilano i carri armati, perché non è più una parata, una manifestazione, quando davvero le bombe non sono più solo fatte vedere ma cadono e distruggono, da un canto abbiamo politici che si uniscono, dall'altro il Papa che invoca la pace, le scolaresche le abbiamo viste attive in delle maratone di richiesta della pace, però si capisce e bisogna capirlo fino in fondo che tutto ciò non può edulcorare la tragicità della realtà, perché tutto ciò rende reale l'impensabile, l'indicibile, l'impensabile è diventato realtà. Non c'è verso, il cuore si ostina a non voler capire, la ragione cerca altre ipotesi. Ecco perché ho voluto fare questa premessa, perché se la guerra, e questo è chiaro, non è mai giustificabile, non è mai accettabile, neanche quando io ho individuato l'aggressore e l'aggredito, rimane una realtà ingiustificabile.
Perché? Perché la guerra ha un solo epilogo, la morte fisica delle persone coinvolte, civili innocenti, che neanche forse sanno perché si sta combattendo, la morte dei nostri giovani che gli rubiamo il futuro, tranne poi dirgli che ricostruiremo sulle macerie, con quali soldi? Ricostruiranno l'Europa sulle macerie della guerra, con quali soldi? Giovani impegnati a dover restituire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vede? Allora, il realismo crudo ci impedisce di fare quei proclami di faremo, vorremo, decideremo, prometteremo, e si comincia a coniugare tutto al tempo presente. Perché la democrazia la si custodisce predisponendo una serie di azioni che servono a presidiare e a custodire i diritti dell'uomo senza alcun compromesso, incluso quello di studiare e di scegliere dove farlo. E allora il mio intervento di oggi vorrebbe dire due cose. Uno, cambiare immediatamente la coniugazione del verbo e del non c'è faremo, farò, vedremo, vorremmo, ma oggi noi siamo consapevoli, e questa guerra in Ucraina è inaspettata, è indicibile, ci conferma che la democrazia si custodisce presidiando e custodendo oggi i diritti internazionali. Non possiamo pensare di garantire diritti internazionali quando sono messi in discussione in un modo eclatante, tollerare quando sono violati, abusati, traditi nel quotidiano in modo molto meno eclatante. Articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in sinergia con i patti internazionali, le risoluzioni europee, libertà di insegnamento e libertà di scelta educativa, da sempre dice che il diritto all'istruzione deve essere libero e gratuito per tutti, per favorire l'integrazione, la pace fra i popoli, la non discriminazione. Eppure noi in Italia tolleriamo che da anni si perpetui la più grave discriminazione ai danni dei bambini più poveri. Il diritto alla libertà di scelta educativa esiste solo per chi può pagare la seconda volta le tasse e la retta poi. Ne abbiamo parlato numerosissime volte. La scuola libera, la libertà di scelta educativa, la libertà di insegnamento non è un vezzo degli idealisti o dei liberali, ma è un dovere di un paese democratico che garantisce a tutti le pari opportunità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Noi in Italia abbiamo sprecato tante occasioni, tanto tempo in ideologia, in letture distorte, populiste, spesso ignare che in realtà stavamo rubando il futuro ai nostri ragazzi con un sistema scolastico, dati europei alla mano, dati OCSE PISA, iniquo, classista e regionalista, che ha spaccato in due il paese Italia. Ecco perché allora, se davvero ci sta a cuore l'Europa, se per davvero ci stanno a cuore i nostri giovani, se per davvero non vogliamo che sia una generazione di sopravvissuti a una guerra, ad una pandemia, ma destinati a vivere di stenti, dobbiamo renderli protagonisti di un nuovo welfare. Vuol dire dare loro le competenze, le capacità che possano consentire loro di produrre reddito materiale e immateriale per sé e per gli altri, tale da poter ripagare i debiti del PNRR e ricostruire l'Europa sulle macerie. Questo era nell'intendimento chiaro dell'attuale Premier Draghi, del Presidente, che ha portato al governo di unità nazionale. Quindi, stante queste premesse di diritto, di fatto e di buonsenso, mi stupirei fortemente se il 12 maggio il governo della Repubblica Italiana, un governo di unità nazionale che ha queste emergenze e che ha la delega finalmente dopo anni, sono 20 anni che aspettiamo, al Family Act, dove gli articoli 1 e 2 prevede la possibilità per le famiglie di poter scontare le rette che hanno pagato, e noi sappiamo che ci sono studi che dimostrano oramai come questo è possibile in punta di diritto, in punta di economia, sappiamo che esiste un tetto massimo che si chiama costo standard di sostenibilità o costo medio studente ogni anno firmato dal ministro, che un'operazione del genere permette di avere un sistema scolastico di qualità più equo, più libero, al pari della laicissima Francia, ove la Francia, paese laicissimo,
quindi non è un problema di religione, garantisce alla famiglia di poter istruire i propri figli liberamente fra una scuola pubblica paritaria, cattolica e non, e pubblica statale, laica e non, senza pagare due volte perché ha già pagato le tasse. Ecco, la scuola, solo la scuola, nella scuola scorrono fiumi di libertà e solo la scuola è l'unica realtà che permette ai nostri ragazzi di avere quella capacità di scongiurare una guerra futura. Allora solo qui possiamo noi permetterci la coniugazione al futuro, ma senza questa azione di presente avremo tradito il passato con i corsi e ricorsi della storia, ma peggio, avremmo rubato ai nostri ragazzi il futuro, ingannandoli dietro tutte le nostre dissertazioni. Ecco, io non sono assolutamente disposta in tal senso, quindi il mio obiettivo è che quel Family Act abbia i decreti legge necessari per poter finalmente completare il percorso autonomia, parità e libertà di scelta educativa nel sistema scolastico italiano al pari dell'Europa. Altrimenti stenterei a capire la bontà di chi oggi si schiera a favore delle pari opportunità e della garanzia dei diritti internazionali. Grazie. Grazie, Suran. Credo che affermare il valore sociale delle attività educative tutte, credo che sia un impegno, deve essere un impegno di tutti. Chiedo all'onorevole Nitti, e dopo ripartiamo dall'ISIA, se cortesemente ne può intervenire adesso, so che aveva un impegno l'onorevole. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Sì, sì, tutto bene. Sì, buongiorno, grazie Carmine davvero per questo invito. Come abbiamo spesso ascoltato in diverse occasioni negli ultimi mesi, con la pandemia il tema del digitale ha fatto prepotentemente irruzione nel dibattito pubblico e politico, tant'è vero che il grande piano del PNRR è stato costruito attenendosi proprio ad alcuni vincoli per la destinazione delle risorse, penso al 40% di impatto sulla neutralità climatica e al 20% sulla digitalizzazione, per l'appunto. Si tratta di una delle due grandi transizioni di cui spesso si parla. La pandemia, senza ombra di dubbio, ha accelerato una serie di processi che erano certamente già in atto, ma che improvvisamente hanno permeato tutti gli ambiti sociali, anche quelli che apparentemente erano più impermeabili a questi processi. Possiamo dire che la trasformazione digitale, che ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma anche di recepire le informazioni e quindi di trasmettere la cultura, la conoscenza, è ormai un percorso irreversibile. La società nel suo complesso probabilmente non funzionerebbe più senza il digitale. Quindi per certi versi credo che non abbia più alcun senso contrapporre il digitale alla vita reale, e quindi la vera antinomia, il vero contrasto non è tra il digitale e il reale, ma tra i rischi e le opportunità, se ne parlava anche prima. E come spesso accade quando ci si è, in qualche modo si è costretti a governare certi fenomeni piuttosto che per non doverli subire più che altro passivamente, non ci si può limitare soltanto ad osservare questa grande rivoluzione in atto, ma io credo sia fondamentale, soprattutto per la comunità politica, constatare e valutare attentamente proprio i limiti e le opportunità di questi processi, perché la digitalizzazione, soprattutto in ambito culturale, ha mostrato tratti ambivalenti che la politica ha il dovere di studiare, di analizzare. Ci sono indiscutibilmente grandi opportunità legate alla versatilità delle tecnologie, alla capacità di intercettare nuovi segmenti di pubblico, di fruitori, a partire dall'esperienza pandemica proprio, e di promuovere chiaramente nuove sperimentazioni nei linguaggi. Però chiaramente non possiamo ignorare anche tutta una serie di rischi e di fraintendimenti. Io ricordo per esempio che l'Accademia della Crusca intervenne quasi immediatamente nel dibattito sul contesto scolastico e didattico. La cosiddetta didattica a distanza, la DAD, infatti
infatti non ha soltanto messo in luce sin da subito le forti sperequazioni territoriali esistenti e preesistenti alla pandemia, ma anche le diverse criticità legate per esempio alla riduzione della fisicità dell'insegnamento, alla riduzione delle abilità manuali, alla dispersione dell'apprendimento della scrittura manuale, alla crisi della classe come modello di interazione virtuosa fra i ragazzi. Questo appunto è stato segnalato dall'Accademia della Crusca, e forse questo perché in generale la DAD ha assunto, almeno nella fase iniziale, un carattere di mera sostituzione della lezione in presenza, riducendo l'utilizzo della didattica in digitale ad un semplice ruolo conservativo dell'impianto di trasmissione del sapere. Quindi l'impostazione trasmissiva del sapere ha continuato ad essere prevalente anche con la mediazione delle piattaforme digitali, replicando di fatto lo stesso paradigma della scuola in presenza, però senza cogliere la possibilità di orientarsi verso una didattica più ricca di elementi partecipativi, di elementi collaborativi, innovativi. Ecco, però, pur con tutti questi limiti, è anche vero che la DAD ha rappresentato l'unico reale e concreto, immediato strumento a nostra disposizione per evitare di interrompere del tutto le attività formative. E non possiamo nemmeno trascurare che nel 2021 ci sono stati 20 miliardi di investimento a livello globale in education e technology, a significare che si tratta di un ambito che si vuole continuare a potenziare, magari investendo maggiormente anche sugli operatori che facilitino l'innovazione nelle scuole. Oltre al contesto scolastico, un altro ambito investito da questo processo di innovazione è stato quello degli archivi e delle biblioteche, ive incluse quelle scolastiche, che dovremmo, dal mio punto di vista, promuovere sempre più in una dimensione maggiormente innovativa, e cioè tradizionale e digitale insieme, perché è in questi spazi, parliamo di spazi, che si supera la rigidità dei confini disciplinari, che si possono approfondire gli interessi personali dei ragazzi, che si possono creare anche delle aggregazioni trasversali, che si può portare la cultura, il teatro, il cinema, la musica dentro le scuole. Ecco, quando parliamo di biblioteche, di archivi, ci rendiamo conto di quanto la digitalizzazione ci abbia dato tantissime possibilità in termini di diffusione e di circolazione della conoscenza e della produzione scientifica. Moltissime pubblicazioni ormai nascono e vivono in digitale, e per questo adesso si pone anche il problema di come conservare il digitale, visto che esiste anche il deposito legale delle pubblicazioni digitali. È un processo difficile che va pensato, va programmato, merita strategie dedicate, e penso anche alla complessità di alcuni temi di cui la nostra commissione si sta occupando, per esempio la titolarità dei diritti, anche in relazione al mercato internazionale, le licenze di utilizzo che sono prevalenti in Europa. Ecco, il tema della memoria digitale e quindi della digitalizzazione sostitutiva massiva richiede peraltro anche un presidio di persone, di competenze, di qualità dei progetti, perché per restituire il patrimonio in modo leggibile e fruibile serve grandissima qualità, serve che chi si occupa delle operazioni di selezione, scarto, digitalizzazione e recupero abbia la massima competenza. Poi c'è ancora un altro ambito che è stato investito dalla transizione digitale, ma a cui non si fa quasi mai riferimento, cioè quello giuridico, anche in relazione al sistema culturale. Ormai non si discute più soltanto di identità digitale, di volontà digitale per i soggetti privati, ma anche di identità degli oggetti, quindi, e non solo dei soggetti. E questo è un aspetto molto utile per il nostro patrimonio artistico e culturale, cioè il grande tema della tokenizzazione del patrimonio culturale, di cui si sta iniziando a dibattere in modo sempre più approfondito e a valutare anche le diverse implicazioni. Per quel che riguarda invece la fruizione dei beni culturali, nella duplice accezione di beni e attività culturali, quindi sia patrimonio materiale che immateriale, io credo che la pandemia abbia spinto tutti i processi legati al digitale ai massimi livelli di complessità e di diffusione. Il ruolo delle piattaforme, in particolare, è stato decisivo per garantire la continuità della fruizione culturale,
peraltro fortemente compromessa anche a seguito delle ripetute chiusure al pubblico che ci sono state. E a questo proposito credo che le aziende italiane debbano poter competere meglio a livello globale, proprio sul tema delle piattaforme, perché non possiamo trasformarci soltanto in ricettori di ciò che altri producono, magari in Cina, nella Silicon Valley. E infatti ad essere investiti da una vera e propria crescita esponenziale, diciamo così, sono state unicamente o quasi le piattaforme che già da prima della pandemia erano note e solide sotto il profilo economico. Si rischia di non riuscire a generare valore aggiunto per il nostro paese, si rischia che l'incalcolabile valore dei nostri beni artistici, paesaggistici, archeologici venga veicolato soltanto da piattaforme che già occupano una posizione dominante e che sono state pensate e sviluppate lontano dal nostro paese. Poi l'ultimo aspetto di cui vorrei parlarvi, perché me ne sono occupato personalmente in commissione anche per ragioni professionali, essendo un direttore d'orchestra, è quello delle arti performative e dello spettacolo dal vivo, quindi danza, teatro, musica. In questo settore c'è stata sempre una comprensibile diffidenza, diciamo così, verso l'innovazione e soprattutto verso quel ricorso allo streaming che la pandemia ha invece reso inevitabile e che sembrava in qualche modo potesse snaturare il significato stesso dello spettacolo dal vivo, per l'appunto. Ecco, anche in questo caso però l'innovazione, la tecnologia, lo streaming sono stati gli unici strumenti per scongiurare lo smantellamento definitivo della cultura immateriale e performativa, chiaramente. E anche in questo caso sono emerse sperequazioni preesistenti. Chiaramente quelle realtà culturali, penso per esempio al Teatro Massimo di Palermo, che in modo pionieristico avevano già iniziato ad indagare gli strumenti di innovazione prima della pandemia, con figure qualificate, strumenti appropriati, metodi ben studiati, metodi scientifici, si sono trovate avvantaggiate. Ciò che ho fatto emergere nei miei interventi, sia in aula sia in audizione con il ministro, soprattutto per esorcizzare certe paure, per superare certe diffidenze, però anche per denunciare certi rischi, è che tutti questi nuovi strumenti possono essere utili soprattutto se concepiti come integrativi e non sostitutivi o addirittura alternativi alla produzione dal vivo, perché è chiaro a tutti il carattere e il valore di unicità, di insostituibilità dello spettacolo dal vivo, proprio come rito sociale, come rito collettivo. Non è in atto nessun tentativo da parte dello Stato di approfittare della smaterializzazione della produzione per deresponsabilizzarsi o sfilarsi dal sostegno alle istituzioni culturali o ai lavoratori dello spettacolo. Anzi, proprio dalla pandemia abbiamo imparato che lo streaming ha contribuito ad una maggiore circuitazione degli spettacoli, ha raggiunto un segmento di pubblico nuovo, non è stato un disincentivo per la partecipazione fisica agli eventi culturali. Il web quindi non ha cannibalizzato nessun biglietto, anzi è stato un volano per gli abbonamenti. Io chiudo con una duplice riflessione sul rapporto digitale cultura, una problematica e una un po' più fattuale. Inizio da quella problematica. Nel tempo del multitasking, dell'iperconnessione, uno degli aspetti da monitorare con grande attenzione deve essere la modalità di fruizione digitale degli oggetti artistici, soprattutto da parte dei più giovani. Loro in particolare si trovano davanti ad un'offerta sterminata, facilmente accessibile a portata di click, e sembra apparentemente un'opportunità di conoscenza illimitata. Lo skipping però è diventata la cifra antropologica di fruizione dei prodotti artistici, quindi bastano pochi secondi di ascolto di una melodia o anche di visione di un film, di una serie TV, e se questa non cattura immediatamente la nostra attenzione si clicca subito e si passa ad un nuovo contenuto, a quella successiva. Quindi i supporti tecnologici spingono inevitabilmente i fruitori ad uno scarso livello di approfondimento. Quindi questo è l'aspetto problematico. Invece quello più propositivo è, dal mio punto di vista, la necessità, proprio a partire dalla lezione di questa pandemia, di determinare una sorta di
di patto tecnologico fra le diverse realtà, un link, una correlazione, una connessione che mette in relazione i diversi ambiti, perché affinché l'Europa e l'Italia diventino davvero protagoniste nella produzione e nella gestione delle tecnologie digitali, occorre davvero una cooperazione virtuosa fra i numerosi attori, ivi inclusi quelli politici, che sappiano chiaramente guidare e supportare questo percorso anche con la piena consapevolezza dei rischi di cui abbiamo parlato. Grazie. Grazie Michele. Indubbiamente questo rischio del salto del click da una cosa a un'altra è il vero problema, e per questo devo dire, con tutti gli attori che sono in campo, i nostri studenti vanno da 0 anni a 90 anni, perché dobbiamo, c'è un rapporto bellissimo del Parlamento europeo sulle difficoltà della promozione della cultura. Uno dei problemi è che in questo momento abbiamo una grande offerta che viene dalle istituzioni in termini anche partecipativi, ma in realtà non c'è una domanda, non viene sostenuta una domanda di cultura. Quindi noi dobbiamo fare in modo che davvero ci sia questo percorso virtuoso in cui il nostro hackathon ha una immagine come simbolo, un genitore che trascina una ragazza in un museo. Beh, quando giriamo l'immagine, forse qualche cosa abbiamo fatto. Ecco, qui vorrei che siano i ragazzi, non solo li portano, ma magari li fanno vedere con le varie piattaforme. Mario Fois e Mauro Paolucci, io direi che in questo momento, dopo tanti saggi, facciamo parlare i ragazzi. I ragazzi li abbiamo investiti di capire che cos'è per loro l'Europa, come pensano, che cosa pensano dell'Europa, ma soprattutto che cosa si aspettano dall'Europa e come pensano di, diciamo così, ragionare su questo tema. Mario Ali, abbi pazienza un minuto, perché purtroppo i tempi si sono così accorciati. Mario, avete l'ISIA di Roma, l'ISIA di Roma ha fatto, i ragazzi dell'ISIA Roma Design Experience hanno fatto un lavoro bellissimo, e in ogni caso io mi sono fatto un'idea. In ogni caso, il fatto stesso che hanno approfondito il manifesto di Ventotene, quello originale ovviamente, che secondo me già quello è un grande risultato, perché ben pochi, ci sono varie gag sulla rete in cui Ventotene digitale non sanno nemmeno che è un'isola. Mario. Buongiorno a tutti, intanto vi porto i saluti del direttore Massimiliano Datti, che non è qui presente ma chiaramente in qualche modo è partecipe di questo progetto, e cercherò a questo punto di far vedere qualcosa, visto che abbiamo sentito tante bellissime parole, ma in fondo noi siamo designer e quindi lavoriamo anche su un altro piano, e provo a condividere una nostra presentazione. Allora, non so se è visibile per tutti. Sì. Una copertina. Sì. Ok, allora, andrò molto veloce su queste prime slide, perché l'ISIA è un istituto dell'AFAM e, diciamo, la prima scuola a livello universitario di design, ed è stata fondata da Carlo Giuni Argan e Aldo Calò nel 1973, quindi ha una grandissima tradizione da questo punto di vista. Ha ricevuto moltissimi premi, tra cui svariati compassi d'oro e tanti altri, e quindi vedete alcuni proprio a livello di immagine, e ha un'offerta formativa completa, che è compresa di un triennio e di un biennio di specializzazione in design di sistemi. È impegnata da sempre in attività di ricerca. Io adesso vado molto veloce qui.
vediamo qualche immagine anche dei progetti fatti con l'Erasmus, quindi a livello europeo. Ecco, questa è un'immagine invece legata sicuramente alla cultura digitale, perché soprattutto l'MBA nel design dei sistemi, come Carmine sa benissimo, affrontiamo anche queste tematiche cercando di proporre delle soluzioni innovative. Qui c'è un'altra attività che abbiamo sempre fatto in maniera molto approfondita, quella di invitare degli esperti nella nostra scuola per portare le loro esperienze, la loro cultura, e ovviamente in questi 2 anni di pandemia è stata una delle cose maggiormente penalizzate, però sicuramente adesso, ritornando verso una normalità, riprenderemo anche questo tipo di attività. L'altra cosa sono i workshop, di cui per esempio il lavoro che vi mostreremo fra poco, anche grazie al contributo dei nostri studenti, anzi delle nostre studentesse a proposito di genere, come appunto le studentesse della Roma Design Experience, è proprio un tentativo di concentrare in pochi giorni lo studio di un tema, come per esempio appunto il manifesto di Ventotene, e il tentativo di proporre dei concept innovativi, cioè delle idee che non rispondano semplicemente a degli standard attualmente già utilizzati. Questa è la nostra sede. Ecco, allora, solo 2 parole su questa esperienza dovuta chiaramente all'invito di Carmine Marinucci, perché posso dire che affrontare i temi dell'europeismo di Spinelli e dei suoi colleghi Rossi, Colorni e la Hirschman reclusi nell'isola di Ventotene e però in grado di proporre all'Europa e al mondo delle soluzioni innovative in pochi giorni, dovendo riuscire anche a capire innanzitutto il tema e poi a proporre delle soluzioni o almeno a prospettarle. Non è stato facile. Senza entrare nel merito delle soluzioni che adesso verranno presentate dalle studentesse, alla fine di questo percorso ci sono rimaste più che altro delle domande. Per esempio, esiste la possibilità di un ragionamento approfondito per una nuova cultura digitale europea che non sia semplicemente una rielaborazione di modelli elaborati nella Silicon Valley? Per quanto veramente sofisticati e avanzati, c'è un interesse europeo in questa direzione? Oppure alla fine l'Europa si trova sempre in una posizione semplicemente difensiva, nel senso che attraverso le problematiche di regolamentazione della privacy, oppure attraverso anche un altro tipo di iniziative, io penso per esempio al problema dell'archiviazione dei dati per il recupero di una sovranità digitale europea, che sicuramente un esempio insieme all'impegno per l'intelligenza artificiale molto importante, però comunque sembrano tutti interventi in chiave difensiva. Allora, la piccola provocazione che vogliamo lanciare è forse un'utopia, ma pensare che per esempio a livello di social network sia possibile anche elaborare un modello europeo che non ricalchi esattamente quanto già fatto, quanto già sicuramente anche valorizzato economicamente in questi anni, ma sia probabilmente più tarato sulle persone, sui giovani e sui valori democratici europei. A questo punto io comincio a introdurre i progetti delle nostre studentesse, in particolare iniziamo da Anita. Buongiorno a tutti. Che ci presenta un primo concept elaborato. Il nostro primo concept si chiama Le panchine d'Europa ed è un progetto che si fonda sul dialogo tra i protagonisti del manifesto di Ventotene e i cittadini della comunità europea, sia nel reale che nel digitale, attraverso la metafora della panchina come luogo di incontro. La panchina diventa quindi metaforicamente un luogo di incontro con i protagonisti sia del manifesto di Ventotene e anche luogo di incontro con le persone che vogliono parlare d'Europa,
Infatti, avvicinandosi alla panchina, l'utente avrà la possibilità sia di dialogare con Spinelli e gli autori del manifesto, che di entrare in contatto con i cittadini di tutta Europa, anch'essi posizionati nei pressi di altre panchine collegate tra loro. L'informazione avverrà attraverso le voci dei personaggi storici con i quali si instaurerà un dialogo di scambio, e questi saranno Spinelli, Rossi, Colorni e la Hirschmann. In questa tavola vediamo una configurazione in cui appunto si vede come Spinelli stia spiegando a diversi utenti che sono sparsi in tutta Europa, infatti in lingue diverse, e dei principi europei. La stessa applicazione permette poi di esprimere la propria opinione riguardo a concetti chiave del manifesto attraverso l'attribuzione di un valore progressivo crescente o decrescente. E i risultati sono correlati e mediati tra tutti gli utenti e vengono inviati in tempo reale alla Conferenza per il Futuro dell'Europa. Sempre attraverso questa applicazione è possibile geolocalizzare le panchine presenti nel territorio, ad esempio nella città o anche in tutta Europa, per vedere quali sono quelle vuote oppure quelle già occupate e quindi disponibili per un dialogo. Quindi in prospettiva ci immaginiamo che il progetto colori l'Europa e consenta quindi il coinvolgimento e l'interazione di tutti i cittadini europei. Grazie. Oh, adesso abbiamo un secondo piccolo concept che in qualche modo diciamo parte dallo stesso tema, ma lo affronta in maniera leggermente diversa. Vai sempre tu, Anita? Sì, certo. Allora, il secondo concept invece è Quattro passi per l'Europa, che è un'esperienza interattiva utilizzata per esplorare i valori europei. Attraverso un QR code stampato su un manifesto in affissione, si attiva un funzionamento di una web app che consente di esplorare i valori ed i contenuti del manifesto di Ventotene attraverso l'associazione interattiva di parole chiave. Ad esempio, scegliendo e accostando le parole visualizzate sullo smartphone, verrà evidenziata la parte corrispondente del manifesto che ne riprende i concetti. Per quanto riguarda il terzo concept, siamo andati, diciamo, ad analizzare sotto un altro punto di vista. Praticamente i valori del manifesto in questo modo diventano delle cellule interattive con la stessa meccanica delle bolle di sapone. Qui possiamo vedere quindi che inizialmente verrà mostrata l'evoluzione nel tempo a partire dal 1940 dell'applicazione dei valori per un'Europa unita. Questo processo verrà poi visualizzato grazie all'evoluzione delle bolle per quanto riguarda la dimensione e il colore, ma anche alla quantità di aggregazioni che nell'insieme esplicitano tutta, diciamo, la visione europeista. E qui possiamo vedere infatti dall'immagine come si parte dal 1940 con colori, insomma, più spenti, per poi arrivare quindi a un'aggregazione con sempre più colori, con formazioni diverse e diverse, insomma, dimensioni. E successivamente l'utente quindi potrà proporre le proprie priorità per un eventuale, quindi pensando al proprio futuro, modificando attraverso un'interfaccia digitale la capienza delle bolle con i valori corrispettivi. Mentre per quanto riguarda il quarto concept, il cui titolo è Dal manifesto al cinema e all'arte, abbiamo pensato che questo tema possa essere in qualche modo visto e quindi rapportato anche al mondo della cultura, quindi del cinema e dell'arte. Questo concept appunto consiste quindi, come osservabile anche nell'area superiore dell'interfaccia, all'utente verrà reso possibile trovare e quindi anche interagire con vari passaggi significativi del manifesto e riportare gli stessi ad esempi concreti, anche esempi cinematografici o opere d'arte. Il passo che parla dell'importanza della scuola pubblica, quindi che tratta dell'importanza della scuola pubblica, può per esempio essere associato al film L'Onda, in cui appunto, come noto, l'insegnante cerca di spiegare ai suoi alunni le dinamiche che si vanno a creare, che portano poi diciamo alla maturazione di una dittatura, quasi fino a crearne una. Oppure il tema della guerra, tema purtroppo attualissimo, fondamentale, filtrato diciamo attraverso il quadro Il volto della guerra di Salvador Dalì,
che è un vero e proprio manifesto degli orrori della guerra che imperversava all'epoca e che purtroppo imperversa nuovamente oggi in Europa. Oddio, ce li siamo persi? Mauro, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu. C'è un altro concept in realtà, oltre questo qui, che riguarda il rapporto tra l'arte, le opere, il cinema e il manifesto di Ventotene. Credo sia un errore proprio di connessione momentaneo. Intanto quelli che avete visto in maniera molto sintetica sono delle operazioni concettuali che in effetti possono promuovere in una maniera anche contemporanea quelli che sono i valori del manifesto, proprio non per declinarne i valori, ma quanto porre attenzione ai valori che poi possa portare all'interno di un contesto di approfondimento chi si affaccia a queste esperienze interattive, perché quello che è molto importante è la divulgazione, in questo caso, dei valori del manifesto, piuttosto che l'esperienza interattiva di per sé. Noi poi siamo circondati quotidianamente da esperienze interattive, quindi non è una novità il tipo di interazione, semmai è una novità per chi non conosce e non ha dimestichezza con questi valori, è una novità l'affacciarsi a questi messaggi, il poterli poi approfondire in un contesto che appartiene ai media interattivi piuttosto che alla letteratura classica. Quindi vedo adesso che c'è di nuovo il collegamento. Scusate per il problema tecnico. Prego, prego Mario, lascio la parola a Mario Fois. Allora, adesso abbiamo Federica invece che ci spiega l'ultimo concept. Vorrei introdurre questo ultimo concept con una domanda. Cosa succederebbe se altri valori del manifesto di Ventotene venissero realizzati? Il concept passato, presente e futuro ipotizza uno schema concettuale e un'ipotesi di realizzazione multimediale ed immersiva che consente di sviluppare un'applicazione per spiegare con semplicità le ipotesi attualmente sul campo per immaginare il nostro futuro. Spostando un valore del manifesto di Ventotene nel presente e nel futuro, tutto il sistema valoriale viene modificato. All'interno di un ambiente immersivo, l'utente riuscirà a sperimentare personalmente, con un'esperienza multimediale, i valori del manifesto. Camminando sopra un sentiero di cerchi illuminati, l'utente riuscirà a collegare il passato con il futuro, scoprendo cosa potrebbe modificare un evento storico nell'applicazione dei valori del manifesto. Abbiamo tre fasi, passato, presente e futuro. Il passato simbolicamente ci va a ricondurre al 14 febbraio dell'84, quando il Parlamento europeo adottò la sua proposta a stragrande maggioranza e approvò il progetto di trattato istitutivo dell'Unione Europea, il cosiddetto Piano Spinelli. Nel presente abbiamo il documento che costituì una base per l'atto unico europeo dell'86 e per il Trattato di Maastricht del 92. Con cui nacque l'Unione Europea. E per il futuro abbiamo un'ipotesi di percorso disegnato dall'utente di maggiore integrazione europea che con la prospettiva di un federalismo realmente realizzato. Quindi in conclusione possiamo dire che l'idea è quella di non creare un percorso lineare tra gli eventi storici, ma bensì un vero e proprio intreccio complesso, poiché ciò che oggi ci sembra passato, è in realtà estremamente attuale e pone le basi per il futuro della nostra Europa. Grazie ragazze e ragazzi, veramente siete stati bravissimi. Richiamo l'attenzione a Jacopo Condò che interverrà fra un po', perché Jacopo, Mario arriva, adesso gli do la parola subito, Jacopo segue per noi un progetto europeo che sta cercando di definire gli elementi che costituiscono la cultura europea, insieme in un progetto Erasmus. Credo che questo schema, come dire, è intrigante, poterlo sperimentare
essendo il progetto un parterre di una decina di paesi, e credo che possa essere importante. Ma ne parleremo dopo e capirete anche l'avventura che sta vivendo Jacopo su questi temi, che non è semplice, perché come il professor Rack sa, ognuno è geloso del proprio orticello, quindi ognuno, la cultura è quella che ha vissuto e che vive. Mario Alì, scusami per il ritardo, ma Mario Alì, chi lo conosce, è stato più stretto collaboratore di Antonio Ruberti, quindi ritorniamo alla dimensione della settimana intitolata Antonio Ruberti, e soprattutto si è fatto portatore di qualche mese fa della scrittura più umane, quindi un libro collettaneo a più mani, alcuni dei quali interverranno dopo, su un tema importante, il tema di Antonio Ruberti, la cultura immateriale, il pensiero cioè quello di pensare, quello anche di essere protagonisti della conoscenza. Quindi Mario, ti ringrazio per questo intervento, perché questo intervento peraltro aprirà, alcuni di voi l'hanno già sottoscritto, un manifesto proprio in questa direzione. Mario, a te. Ti ringrazio moltissimo, Carmine, e devo dire la attiva, devi attivare il microfono però. Ecco qua. E ringrazio moltissimo Carmine, ringrazio tutti gli ascoltatori e devo dire che l'attesa è stata un'attesa per me molto formativa, perché ho ascoltato molte cose che effettivamente mi hanno interessato e mi hanno lusingato. Voglio anch'io salutare Suor Monia Alfieri, insomma, devo dire la prima volta che l'ho vista così in televisione mi sono immediatamente, tra virgolette, innamorato, l'ho chiamata e anche lei ha partecipato alla realizzazione del libro a cui ti riferivi tu. Caro Carmine, è sempre molto difficile parlare dopo che i giovani hanno mostrato effettivamente dei progetti bellissimi che stanno facendo a livello europeo. Ed ho molto apprezzato anche gli interventi iniziali del ministro Giovannini e della sottosegretaria Ascani, che hanno puntato l'attenzione sul tema della transizione della trasmissione digitale, ossia della cultura digitale. Ed in particolare hanno voluto sottolineare le implicazioni positive e negative che sono ad esse collegate, molte delle quali, e questo dobbiamo rifletterci molto, dipenderanno dalle nostre scelte politiche che faremo in futuro. Personalmente condivido quanto finora detto da tutti gli illustri relatori, ma sono convinto che non si avrà nel nostro paese una crescita armoniosa della cultura digitale se non si investe maggiormente in cultura generale e soprattutto in ricerca. La dottoressa Buttò ha fatto riferimento ad un loro importante progetto europeo che hanno presentato in Horizon 2020, ma dobbiamo ricordare che la presentazione dei progetti è un fatto veramente importante. Ma nello stesso tempo ricordiamoci che mettiamo nelle casse europee il 14,8 e riportiamo a casa l'8,8. Già questo è un punto di domanda su cui tutti quanti dovremmo interrogarci. Perciò ringrazio gli organizzatori di questo convegno, ma soprattutto ringrazio l'amico di sempre Carmine Marinucci, per due motivi fondamentali. Il primo, per aver continuato con forza nel tempo a tenere alta l'attenzione sulla settimana della cultura, prima scientifica in generale ed ora sulla seconda, sulla cultura digitale. E il secondo motivo,
che vedo che in molti casi si dimentica, è che questa settimana l'ha dedicata al nostro maestro Antonio Ruberti, che è stato anche lui un cardine importantissimo nella politica europea. Dobbiamo assolutamente ricordarcelo. Da molti anni Marinucci combatte per tenere alta l'attenzione sui temi della formazione, dell'università, della ricerca. Il manifesto di Ventotene, ne ho sentito citare più volte, ne è una testimonianza significativa. Un manifesto dedicato interamente alla cultura digitale, che è lo strumento per abbattere non solo virtualmente, ma anche in modo reale tutte le barriere culturali, tutte le diseguaglianze sociali e territoriali. Ho usato, riferendomi all'amico Marinucci e al suo encomiabile lavoro, il termine combattimento. Non è un termine gettato lì, è la pura sacrosanta verità. Nel nostro paese si combatte quotidianamente per tentare di far emergere un concetto centrale, ossia quello che senza la giusta attenzione alla crescita del capitale immateriale non vi sarà nessuna possibilità di riemergere dall'apnea in cui siamo immersi ormai da troppi anni. Questo è, secondo me, un punto centrale. Poi sono situazioni, come abbiamo sentito da più parti, anche da Suor Mona Alfieri, aggravate dal momento di questa assurda guerra. Perché insistiamo con determinazione verso una ripresa di una crescita qualitativa? Ma perché ormai è un'evidenza quasi scientifica, mostrata nei fatti, che solo attraverso la crescita, ossia l'investimento nel capitale immateriale, il nostro paese potrà riprendere il cammino verso l'innovazione, lo sviluppo, la crescita, che sono le fondamenta per accedere alla competizione europea e mondiale e alla creazione di nuova occupazione. Senza innovazione e sviluppo, ho detto, non c'è competizione. Senza la competizione non si crea lavoro. Senza il lavoro non si compongono nuove famiglie e non si mettono al mondo dei figli. Senza i figli il paese invecchia. Questa è la fotografia oggi del nostro paese. Una piramide quasi rovesciata, dove le persone anziane hanno quasi raggiunto i giovani, dove i deceduti superano i nostri nati. Ottima, quindi, l'iniziativa a cui si riferiva prima Suor Mona Alfieri, fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministro Bianchi, questa nuova legge sulla Family Act, che è sicuramente una legge che sarà integralmente dedicata ai nostri giovani. E credo, per riprendere un pochino il discorso di Carmine Marinucci, che il modo migliore per contribuire oggi a dare un significato a questa mia presenza sia proprio nel libro a cui lui si riferiva poc'anzi, il libro che è uscito pochi mesi fa dal titolo Conoscenza, competenza, creatività, crescita, il capitale immateriale per l'Italia del domani. Ed in particolare mi soffermerei sulla prefazione che ha fatto anche l'amico dottor Gianni Letta, che ha richiamato la sua attenzione sulla necessità in questo momento difficile di concentrare maggiormente i nostri sforzi sul ruolo centrale delle conoscenze e delle competenze, quello che insieme costituiscono il capitale immateriale, quello che insieme viene definito ormai in tutto il mondo la nuova ricchezza di una nazione. E questo diventa l'humus fondamentale per i nostri giovani e per lo sviluppo del nostro paese. Non bisogna aspettare domani.
quando la pandemia, forse anche la stessa guerra, ci avrà finalmente abbandonato, lasciando dietro di sé rovine e macerie. Dobbiamo su questi settori fondamentali per la crescita qualitativa dei nostri giovani intervenire immediatamente, e questo è il motivo per cui, oltre al libro, ci siamo così dedicati a creare un manifesto che, devo dire, con mio massimo stupore, hanno già sottoscritto più di 600 persone, un manifesto che ripone al centro dell'attenzione politica e sociale il tema centrale della crescita qualitativa, delle conoscenze, delle competenze, del capitale immateriale. Abbiamo citato soltanto alcuni punti che vorremmo che la politica se ne facesse carico. Ricollocare al centro di qualunque processo politico, sociale, culturale, economico del paese, l'educazione ad ogni livello. Riportare come tema prioritario del dibattito politico e sociale l'etica della responsabilità e del bene comune, difendere la lingua italiana e la sua diffusione, annoverare il capitale immateriale tra le prime industrie del paese, investire maggiormente sulle istituzioni culturali e di ricerca. Sentivo prima l'onorevole che è intervenuto e che faceva riferimento alle persone che stanno partecipando alle attività che riguardano la cultura, l'arte, ma dobbiamo dire che nello stesso tempo, in questo momento particolare, c'è pochissima attenzione su tutte le istituzioni che riguardano l'AFAM. Queste sono realtà su cui dobbiamo fare in qualche misura i conti. E in ultimo, non come tema, se effettivamente riteniamo che la crescita qualitativa diventi un punto principale per la crescita di un sistema paese, bisogna dirci con molta franchezza: la globalizzazione non può riguardare soltanto ed esclusivamente l'aspetto finanziario. La globalizzazione deve riguardare soprattutto la crescita qualitativa dei nostri giovani. E allora, proposta: perché non si pensa, così come stiamo tutti lavorando su un PNRR, pensare una volta a un programma pluriennale per le nostre scuole, per l'università, per la ricerca, un programma previsto nei 5 anni, aggiornabile anno per anno. Questo è quello che effettivamente si deve fare per riconcentrare la nostra attenzione sul tema della crescita qualitativa. Un'ultima riflessione sta sul fatto che io sono assolutamente convinto, e ringraziando Dio non sono solo, che il treno dell'innovazione cammina su 2 binari. Da una parte c'è il binario finanziario, dall'altro c'è il binario della crescita qualitativa e della cultura. Se uno dei 2 binari, e soprattutto se quello della cultura, non funziona bene, il treno deraglia, e noi non possiamo permetterci in alcun modo di far deragliare un treno che fino a alcuni anni fa è stato uno dei massimi paesi europei e mondiali. Con questo concludo e ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Grazie Mario, e soprattutto per le parole sempre di stima e di amicizia che hai per tutti. Avevo anticipato un breve intervento di Jacopo Condò, credo che sia anche un altro giovane dopo le ragazze dell'ISIA, e che lo abbiamo messo in discussione al confronto con tanti esperti europei, ma credo che stia facendo la parte sua in maniera estremamente orgogliosamente bene. Quindi adesso che lui sta mediando, sta combattendo con gli altri, credo che dobbiamo raccogliere il suo lavoro perché ognuno di noi faccia poi la parte propria secondo le nostre mission, le nostre attività. Jacopo, a te e dopo a Michele Rack. Mario Morcellini. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e
Grazie per le molte parole importanti pronunciate. Ovviamente molti dei discorsi che ho sentito sono, diciamo, a un livello molto generale e anche poi attivo sul fronte pragmatico, e su questo, diciamo, in quest'ambito si sta svolgendo il lavoro mio e anche e soprattutto di tutti gli altri partner a questo progetto europeo. Fondamentalmente in questo progetto stiamo cercando di individuare, sostenere e rafforzare il terreno antropologico in cui i popoli e il popolo europeo sono costituiti e vanno costituendosi. Questo terreno antropologico è fondamentalmente la cultura, che è un concetto strutturalmente impossibile da analizzare e definire in maniera univoca e singola, ma che può essere investigato sotto molteplici punti di vista, come ad esempio i valori, le credenze, gli usi, i costumi, il linguaggio e la storia in senso ampio, cioè includendo ad esempio persone, eventi, invenzioni, opere artistiche, architettoniche, musicali e legislative. Ovviamente in questo senso uno degli obiettivi del progetto è ricostruire, attraverso appunto un lavoro compiuto dalle 10 nazioni europee partecipanti al progetto, un'immagine della cultura europea che includa al tempo stesso i suoi elementi unificanti e transnazionali che quelli particolari e nazionali, un'immagine che sia dunque in grado di abbracciare sia quegli elementi che costituiscono l'identità europea che le molteplici e variegate identità nazionali, per rendere il popolo europeo più consapevole e cosciente della propria ricchezza culturale e più attivo nella partecipazione responsabile sul piano degli elementi unificanti e comuni. Soprattutto in un contesto del genere è fondamentale non considerare la cultura solamente come un complesso di elementi del passato o come un terreno comune già attualizzato, ma soprattutto come un dominio vivente, attivo, in continua evoluzione e costruzione, in dialogo, ma anche in contrasto, dal quale è importante non sottrarsi, con la vita ordinaria e straordinaria dei nostri tempi. Da questo punto di vista la cultura va considerata nel suo carattere presente e vivo, teso al futuro e inseparabile da un'opera di continua creazione e autoinvenzione che non può che essere imperniata nel concetto e nella prassi di partecipazione attiva e responsabile, soprattutto da parte dei giovani, gli attori culturali, sociali e anche politici del domani. Quindi è soprattutto da quest'angolo che è possibile visionare e tracciare il ruolo centrale del digitale per il presente e per il futuro, non meno che per il passato, considerato che ormai la storia e le prassi digitali sono più che consolidate nell'ambito socio-culturale e pragmatico dei nostri tempi. Il digitale infatti non si costituisce solamente come mezzo di libera trasmissione dell'analogico, del dominio analogico, che è ovviamente un aspetto essenziale del digitale, ma è anche e soprattutto un contenuto e un dominio e spazio comune per l'articolazione e costituzione di nuove modalità espressive, linguaggi, usi e costumi, valori, credenze e nuovi patrimoni artistici che già appunto costituiscono il patrimonio socioculturale di ampie fasce della popolazione, soprattutto giovanile. Negli anni passati, soprattutto nel decennio passato, si può iniziare a parlare di vera e propria cultura digitale slacciata dalle dinamiche socioculturali e politiche delle singole nazioni, sia a livello europeo che mondiale, ed è fondamentale avere un collegamento con queste dinamiche, riuscire a tracciare le direzioni e gli sviluppi futuri e soprattutto intervenire in una modalità di sussidio, ausilio rispetto a queste dinamiche. La potenzialità e l'attualità di questo patrimonio digitale sono sconfinate, sia dal punto di vista dell'abbattimento delle antiche disparità, sia dal punto di vista della creazione di un'identità aumentata, obliqua, fondata sul dialogo e sull'interazione e soprattutto sulla libertà. Ma proprio per questo, come per ogni ambito dialogico, la necessità di fondamenti normativi e culturali diventano irrinunciabili per non cadere nelle trappole già gettate soprattutto nel decennio precedente, ma anche oggi stesso, soprattutto rispetto
alla pandemia o alla guerra, della disinformazione, dell'uso capzioso della libertà, della manipolazione e del controllo indiscriminato da parte di attori politici scorretti o di compagnie insensibili alle dinamiche democratiche. In questo senso il progetto si propone di appunto definire questa immagine ampia di cultura europea che sia in grado di abbracciare sia gli elementi comuni che anche gli elementi specifici dei singoli paesi dell'Unione Europea per poter creare e stabilire questo quadro comune da poter trasmettere in maniera attiva ai giovani, perché per l'appunto il passo successivo del progetto sarà quello di, una volta costituito il quadro della cultura europea, implementarne l'insegnamento in forma sperimentale nelle scuole da settembre. E a questo punto del progetto siamo verso la conclusione di questo quadro, che è stato ottenuto tramite una serie molto ampia di interviste e questionari distribuiti nei 10 paesi partecipanti al progetto a vari livelli di estrazione sociale e di età. E fondamentalmente siamo arrivati a costituire un quadro molto molto ampio nel quale per l'appunto figurano degli elementi che, grazie soprattutto agli anni passati ma anche alle sfide recenti degli ultimi anni, hanno concesso e hanno coinvogliato una nuova unione sotto il profilo valoriale ma anche di credenze e storico. In quest'ambito è possibile per l'appunto mettere assieme e far confluire tutte le diverse forze che costituiscono la cultura europea, sia in senso ampio per come è venuta costituendosi nel corso degli ultimi 70 anni, sia nell'ambito specifico e storico più ad ampio respiro. Ovviamente non è un compito semplice né un compito che è possibile definire una volta per tutte, proprio perché, come ho detto, per l'appunto la cultura è un elemento vivente in continua trasformazione e soggetto a dinamiche di creazione, e in questo senso sarà comunque un lavoro continuo che non andrà compiuto una volta per tutte, ma che fondamentalmente prima o poi deve essere iniziato, perché nonostante noi diciamo come italiani abbiamo vissuto una sorta di processo analogo nel corso della breve vita del nostro Stato italiano, breve relativamente, però abbiamo affrontato delle dinamiche che in qualche modo possono essere anche considerate analoghe a quelle che sono proprie della formazione della cultura e dei valori europei. Però per l'appunto è necessario far iniziare questo processo e spero comunque che il lavoro che stiamo compiendo possa indirizzare questo sforzo verso una direzione positiva, soprattutto per il futuro dei giovani. Vi ringrazio molto. Grazie a te, Jacopo, per il lavoro che stai facendo. Io credo, terminato, mi pare, a fine mese hai l'altra riunione, di lavoro. Credo, appena messo a punto il tutto, credo che sarà opportuno che fra di noi ne discutiamo, magari avvieremo un webinar ad hoc oppure se forse anche in presenza, perché credo che sia importante avere immagine e condivisione da parte di molti esperti come il professor Rack, che poi interverrà. Professor Mario Morcellini, uno degli autori del libro di Mario Lì, ma soprattutto un grande amico di tanto tempo e con l'Espresso, quel professore con il quale ho imparato una cosa, il rispetto della comunicazione, che è quello che, se si dicono sciocchezze, sono sciocchezze, invece bisogna stare attento a quello che si dice, quello che si scrive e soprattutto quello che si produce in termini di contenuti. Mario, a te. Un pessimo caveat per chi deve cominciare un intervento sulla comunicazione.
Grazie a tutti, è stato un piacere. Poi il PowerPoint che lo puoi lanciare tu? Lo lancio subito, professore? È uguale, tanto ti farò... Allora condivido lo schermo e sì, lancio il PowerPoint. Grazie, Giovanni. Purtroppo si vedrà il mio volto e non il suo, perché l'ho lanciato io. Però se parla lei... Non è che sia un danno per gli utenti. Sì, un attimo soltanto. Intanto io però faccio una breve premessa di collegamento, come sempre i professori amano fare. Cercherò di stare nei 10 minuti, ma sarà difficile e comunque spero che quello che dirò vi convincerà a reinvitarmi. E parto da una citazione di Robert Schumann, uno dei tanti che stiamo moralmente e spiritualmente ricordando oggi, perché proprio oggi è stata pronunciata la frase che voglio darvi e che sarà un bel regalo anche per Jacopo Condò. Due brevissime frasi, non le più retoriche di quel fantastico testo che peraltro ormai è diventato antiretorico. L'Europa non potrà farsi in una sola volta. Poco dopo lui aggiunge, e non è caso che il movimento di Carbine sia già arrivato alla 7ª edizione, è già una prova di quello che diceva 72 anni fa questo incredibile personaggio della politica. Seconda citazione, rapidissima: l'Europa sorgerà da realizzazioni concrete che creino una solidarietà di fatto. Avevo cercato l'eco di queste due frasi, che ovviamente ognuno di noi conosce, per sottolineare quanto il movimento di cui parliamo, di Kalter, sia un movimento culturale, ma l'ultimo intervento di Condò, diciamo che mi consente di andare più veloce su questo aspetto, perché io ragionerò su due aspetti, supportato dai dati, perché mi sembra giusto che i giovani che ci ascoltano sappiano che i dati sono quasi più importanti delle nostre sintesi culturali e comunque le suffragano. Da un lato le cose di cui parliamo, la cultura digitale, è essenzialmente una cultura europea, dall'altro la presa d'atto che la cultura, Condò è partito proprio dal dubbio, dalla difficoltà di definire cultura, io offro una sbrigativa definizione che si può fare soltanto dal vivo, nel senso di nel dibattito, senza le virgolette, e la definirei in questo modo, e riguarda il cambiamento culturale europeo, quella parte della cultura che si trasforma in comportamento, quella parte della cultura che diventa dunque vivente. Cercherò di dimostrare tutto questo con una rapidissima carrellata di dati, alcuni volutamente non di attualità, la prima è anche un po' vecchiotta e quindi chiedo di procedere verso la prima, ma mi piace segnalarla perché riguarda la definizione di giovani nativi digitali, che ovviamente molti dei giovani di oggi considereranno quasi archeologia culturale, ma io la uso ugualmente per farvi notare tre aspetti, anche se oggi i giovani non accetterebbero queste definizioni, le percentuali sarebbero diverse, siamo alle vigilia del Covid in questo caso. Guardate quanto le tre aree in cui appare più chiara che l'aspetto convincente di definizione di nativi digitali, che noi abbiamo per molti versi superato, ma che ha comunque un valore storico. Le prime tre definizioni che la nobilitano sono riferite, e qui già mi collego all'apertura che ha fatto su di me Carmine, alla comunicazione, all'informazione, è stato utile separarle queste due definizioni, e infine all'istruzione. Guardate anche come sono vicini i tre valori, e lo potete vedere all'estrema destra, quando devo correre, quindi non posso dimostrare metodologicamente il valore di queste variabili, ma nell'ultima colonna a destra voi vedete l'aspetto positivo di queste definizioni, cioè la percezione positiva, e siamo su valori straordinari per i sondaggi, perché badate, ormai la divisione dei pareri nelle società moderne rende difficile arrivare alla alta platea delle statistiche. Invece sulla destra voi vedete che la percezione della comunicazione è altamente positiva per il 90%, sale al 95% per l'informazione, e siamo ancora prima, e ritorna al 90% per l'istruzione. Tutti gli altri valori e le altre applicazioni del digitale e altri aspetti della vita
sono salienti ma mai paragonabili a questi. Andiamo velocemente alla seconda e mi scuso di questa corsa, ma inutile dirvi che i dati saranno consegnati debitamente, cioè digitalmente. Questa è una fantastica ricerca Viacom CBS, fatta sempre in tutti i paesi mondiali, anche se ovviamente campionandoli, che dimostra due cose. Per la prima volta, durante la prima fase del Covid, i giovani da 15 a 30 anni sono ritornati con un grande sforzo cognitivo verso i media mainstream, e anche questo non ve lo racconta nessuno, mentre è fondamentale capire che è stato un elemento di resilienza e di intelligenza delle cose. La televisione risale, risalgono persino i giornali, i siti ufficiali delle istituzioni hanno uno spolvero eccezionale. Ricordatevi che non esistevano nel front page dei dati prima della pandemia. E qui mi soffermo sui social. I due valori che vedete davanti a voi, sarò velocissimo, blu, azzurro e rosso. Il primo è l'azzurro, è l'indice di copertura, cioè quanti pubblici scelgono queste sorgenti di informazione diventate decisive nel tempo dell'incertezza, della paura del Covid. Il secondo invece è quanto si è soddisfatti, l'indice però qui parla di affidabilità, della fruizione di questi contenuti. Guardate per la prima volta quanto i social restano forti in termini di platea, ma i giovani da 15 a 30 anni perfettamente percepiscono che dal punto di vista dell'attendibilità occorre ritornare ai media cosiddetti della mediazione, visto che è stato ampiamente citato Rodotà, è stato lui a inventare in Italia la fantastica formula della disintermediazione, e quindi significa che per la prima volta abbiamo una prova che i giovani che fino al giorno prima del Covid non erano del tutto attenti ai rischi delle fake e della disintermediazione, con la malattia e con la pandemia recuperano intelligenza strategica e biografica. Andiamo velocemente alla terza, garantendovi che non sono molto più dei comandamenti come numero, ma cercheremo di trattarli velocemente. Qui ovviamente cambiamo la prova e vediamo questo straordinario fenomeno che forse in Italia tra i professori solo io dico con altrettanta energia, nel senso che altri vedono i dati in modo molto più ambivalente, mentre io torno a dirvi che i dati dei cambiamenti culturali durante la comunicazione sono una prova della nostra capacità di cambiare la nostra mente e di far diventare più rapido il passaggio da cambiamenti della comunicazione e della cultura e cambiamenti del comportamento. Qui voi avete due dati. Il titolo ve lo riassume, anche se la seconda parte del titolo è troppo slang, è più importante la prima. I social all'ultimo posto tra le fonti di informazione per affidabilità e attendibilità. Non siamo più solo sui giovani. Guardate qui che cosa succede. Il telegiornale è al primo posto e dobbiamo saperlo. Nei tempi di crisi la TV recupera un potere di nazional popolare che è straordinario per darci più sicurezza e ridurre, grazie alla comunicazione e alla conoscenza, l'ansia che pervade le nostre vite. Al secondo posto, però, a un passo, quindi guardate come si vede la nuova società europea della comunicazione, i siti internet, badate, specialistici. È stata saggia SVG a fare questa selezione delle fonti. Poi i quotidiani cartacei, che mai vi sareste aspettati di trovare al terzo posto, se non dopo il Covid. E vedete, c'è un'alternanza tra mainstream, media tradizionali e media digitali. Poi di nuovo quotidiani online, poi un altro medium fantastico dal punto di vista della capacità di dare informazioni senza la corsa del telegiornale. Poi le riviste specializzate, qui andrebbe letto tutto, perché sapere che i siti internet battono i talk show è una bella notizia che va propagandata agli estremi confini della Terra, Europa compresa. Andiamo alla prossima slide, quella che dovrebbe descrivere lo schieramento, questa sarà rapidissima, dei giovani contro le fake. Ci sono tanti studi,
c'è stata qualche indugio e qualche lentezza prima del Covid, ma durante il Covid l'atteggiamento dei giovani e la scoperta delle notizie false è stato un esercizio che ha aiutato in qualche modo anche lì l'intelligenza a superare la crisi. Ben l'83% chiede un controllo maggiore, anche se noi sappiamo, e chiedo di passare alla prossima che è legata a questa, quanto difficile sia mettere in campo proposte concrete. Qui è una bella notizia per l'Europa, per l'Italia, anche rispetto all'Europa. È vero che la giornata è dedicata all'Europa, ma ogni tanto noi siamo sempre abituati a dire, come ricorda spesso il ministro Bianchi, che l'Italia è sempre indietro rispetto all'Europa. Stavolta, mi dispiace dirlo per le statistiche, i dati dicono il contrario. Dal punto di vista dello studio su quanto gli italiani incontrano sul loro percorso notizie fuorvianti o addirittura false, l'Italia è in netto vantaggio e quindi sta messa meglio sul mercato della disinformazione rispetto alla media europea. Vedete che l'item più importante di questa raffigurazione grafica è la frequenza di ogni giorno quasi. L'Europa arriva al 27, noi stiamo indietro di 10 punti. Ovviamente, essendo un dato positivo, voi non lo troverete nei discorsi pubblici sulla comunicazione, perché se non c'è un po' di tragedia, i dati in Italia non passano l'alta platea e lo schermo. Andiamo avanti ancora alla prossima slide, stiamo già avvicinandoci alla fine. Anche qui mi collego a molti dei discorsi, tutti di assoluto valore per il nostro futuro, che ho sentito finora. Due valori estraggo da questa bellissima studio Viacom, che ha approfondito 1000 giovani nei primi mesi della pandemia. Quello al centro, 8 su 10, li vedete censiti in rosso, che dicono, credono che la relazione diretta con insegnanti e compagni a scuola sia insostituibile. Badate, è molto importante questo valore, perché noi sappiamo che il driver del cambiamento, soprattutto quando la tecnologia corre, è proprio la formazione, perché se la formazione non addomestica le tecnologie, noi tutti, adulti e non, rischiamo di essere succubi delle tecnologie. Solo la cultura e la formazione ci rende protagonisti quasi paritari rispetto all'impatto delle tecnologie. Anche all'estrema destra c'è un dato interessante, 4 su 10 dei giovani intervistati dicono che l'e-learning impatterà negativamente sulla loro preparazione, ma poi i mesi successivi hanno chiarito che la battaglia sull'e-learning è mal formulata nel dibattito pubblico e diventerà una parte decisiva anche del rinnovamento della didattica. E chiedo ancora di andare avanti, sempre ringraziando. Velocissima questa slide, non facilmente leggibile, quindi preferisco affidarla alla vostra lettura seconda, quella a distanza. Solo una piccola parte del mondo vive una democrazia che può essere definita dal punto di vista degli indicatori ad alta prestazione, molto spesso questo coincide anche con l'Europa, ma sappiate che il 70% del mondo vive in regimi che è difficile definire o impossibile definire democratici, e questo fa il paio con quello che sta succedendo alle porte dell'Europa. Andiamo ancora alla prossima, che dovrebbe essere una di quelle che affido alla vostra meditazione, perché il senso del mio intervento è di farvi capire, permettete l'uso di questo verbo che è un po' pedagogico, che i cambiamenti nella comunicazione in Italia non si fermano mai solo alla comunicazione, cioè preludono a una mentalizzazione di questi aspetti di cambiamento e preludono dunque a cambiamenti nella realtà e addirittura nei valori, che è il tema che anche l'intervento precedente poneva, come è cambiata la cultura europea. Qui vi estraggo solo 4 dati, i primi 2 nelle 2 colonne in verde, che sono i valori più salienti della differenza tra gli anni immediatamente pre-Covid e il biennio Covid. I 2 valori incredibili per qualunque sociologo, e quindi entusiasmanti per un sociologo che deve essere tenuto a dire la verità, anche se anche sui dati positivi, è che
al primo punto dei cambiamenti positivi, con un aumento del 15%, voi trovate la parola lo Stato. Ora chiedo a tutti voi, giovani compresi, di fermarvi per un attimo a pensare se vi aspettereste che una parola un po' delegittimata, su cui c'è uno slang banale e pregiudiziale, pensate all'antipolitica, vederla crescere di un 15% nella percezione di cambiamento. E al secondo posto troviamo le regioni. La colonna accanto, e sono tutte novità clamorose, gli studiosi, me compreso, molte di queste dati non li avrebbero previsti neanche per sogno alla vigilia del Covid, l'epoca in cui c'era quello che Pupi Avati chiamava il cazzeggio comunicativo. Qui i dati sono ancora più affascinanti. Il leader spirituale del nostro tempo, Papa Francesco, è quello che raggiunge, nel confronto di 11 anni fa, di oggi rispetto a 11 anni fa, il 17% di aumento di visibilità e di giudizio positivo nella percezione pubblica, molto più di quello che riceve la Chiesa. Al secondo posto troviamo il Parlamento. Anche qui mettete insieme questi quattro valori, perché sono parole che attestano quanto il Covid è stato un dramma, ovviamente, per il tributo e lo spreco di vite umane, ma può diventare un navigatore culturale e di responsabilità e di mediazione decisivo per riordinare il nostro futuro, per un nuovo modello di sviluppo economico e culturale. Mi pare che siamo alla fine del mio rapido PowerPoint, rapido solo nella pronuncia. E, sì, qui c'è una prova indiretta di quello che vado facendo. Cresce la soddisfazione per la democrazia in Italia. Sono dati lavorati sempre con passione e acume da La Polis, che è il sondaggio di Rodiamanti, a cui mando sempre un saluto. Guardate solo gli ultimi tre valori. Nel dicembre del 19, alla vigilia del Covid, la reputazione della democrazia era al 41, quindi non dissimile dai punti alti degli anni precedenti. Nel biennio successivo sale al 46 e al 48. Anche qui dati che non sono abituali delle democrazie, perché le democrazie, tranne noi che ne abbiamo consapevolezza, la mattinata me ne dà l'attestato, non sono abituate a farsi un buon marketing e invece hanno estremo bisogno di una comunicazione positiva, anche se ispirata a parametri di realtà. Andiamo all'ultima slide, che vi dice, una delle penultime slide, che vi dice quanto è salita la fiducia degli italiani nell'Europa. In una giornata come questa mi piace annotarlo. Nel 19 siamo a 34, cioè valori bassi rispetto alla media. Sale al 44 nel primo anno della pandemia e arriva al 46. Sono dati che ci invitano a pensare che ci sono tutte le condizioni per far sì, e intanto chiedo di andare alla prossima, per far sì che i cambiamenti della comunicazione, che sono ovviamente cambiamenti nella cultura, sono pronti per diventare cambiamenti strutturali, solo che la politica si metta in mezzo con operazioni coerenti e conseguenti come quelle che deve fare a favore dei comunicatori pubblici. Questa slide è entusiasmante, stavolta è ancora una volta il nostro amico Diamanti. Guardate il tasso dei giovani, è impressionante perché è oltre il doppio della media delle altre fasce di età nel dichiarare fiducia nei confronti dell'Unione, non dell'Europa, dell'Unione Europea, quindi ancora un gesto più istituzionale. E questo dato è consolidato dalla prossima slide, che lo vede dal punto di vista delle professioni e gli studenti, la nostra affaticata statistica le considera una professione. Guardate anche qui, gli studenti sono all'81%, anche qui oltre il doppio di tutte le altre professioni, quelle vere, quelle a cui i nostri giovani non sono purtroppo oggi preparate, e guardate che generosità c'è nel loro giudizio, soprattutto se si pensa quanto difficile sarà per loro il lavoro, in omaggio alla frase che gira tra gli adulti: sento parlare bene del lavoro flessibile, ma tutti quelli che me ne parlano hanno il posto fisso.
L'ultima slide riguarda l'Ucraina e quindi il dramma dei nostri giorni. Gli italiani sono nettamente favorevoli all'ingresso di questo martoriato paese nell'Unione Europea e una buona percentuale, sempre comunque superiore al 50%, è anche convinta che debba aderire alla NATO. Mi pare che non ci siano altre slide, intanto che lo verifico e andiamo verso la conclusione, vi ricordo, si è finita, vi ricordo due aspetti. Questi dati apparentemente vi raccontano solo trasformazioni culturali, ma sappiate che la cultura nel tempo moderno è assolutamente l'unico motore insieme alla tecnologia di innovazione sociale e culturale, così come la dimensione immateriale così cara a Antonio Ruberti e ai suoi allievi, me compreso, ci ricorda che noi non possiamo vivere di sola realtà, è una frase di Borges fantastica, e quindi significa che dobbiamo considerare la cultura l'unico navigatore del nostro tempo che ci consenta di battere l'incertezza e la paura del futuro e di essere sempre più cittadini responsabili e dunque europei. Grazie a tutti voi. No, grazie a te Mario, devo dire che questo, i tuoi dati ci confortano che le scelte fatte in cui noi abbiamo sempre pensato che ci dovessimo muovere sul solco dell'Europa, facendo i conti con l'Italia, con le scuole, con le università italiane, è importante. Quindi questo è un invito anche a te, Jacopo, a tener conto che i giovani vogliono un po' più di Europa e che andremo avanti. Michele Rack, il nostro saggio, il nostro presidente onorario di Calter, che ringrazio sempre per essere stato l'ispiratore e anche, come dire, scrittore del manifesto Ventotene Digitale, perché dal confronto con Michele molte delle cose dette, ma che sono un po' il presupposto del nostro lavoro, credo che sia un passaggio che dovremo fare insieme per andare oltre. Michele, a te la parola, grazie e grazie ancora per... Grazie a te, grazie a Carmine perché ha fatto questo collage straordinario tra tutti noi che pochi avrebbero pensato possibile pochi anni fa. Io ho alcune certezze con lui discusse. L'Europa esiste, ha bisogno di un po' di qualche intervento cosmetico e noi facciamo il possibile per farlo. Secondo, il digitale esiste di fatto, nessuno lo può dire, lo può contrastare, e il problema è che è uno strumento cognitivo, quindi cambia il nostro modo di accedere a quella che chiamano la realtà, che è un oggetto curioso. Sono andato a una riunione della Fondazione Leonardo a osservare le trasformazioni del digitale sul pianeta e gli interventi e i presenti erano di tre tipi. Il primo, quello dei laboratori, gli uomini dei laboratori che vanno a fabbricare non progetti ma strumenti soprattutto. Il secondo è quello di quelli che osservano come questi strumenti possano essere utili in qualche maniera e soprattutto qual è il loro lessico e qual è la loro strategia e organizzazione. E il terzo gruppo è formato da quelli che si chiedono come usarli nella vita politica, nella vita reale di ogni giorno. Il digitale, soltanto questo volevo dire per avvertirvi, è considerato pericoloso, come era pericoloso il libro nel momento nel quale è cominciato a essere stampato. Cioè i lottatori contro l'uso del digitale sono sempre là, dispersi, nascosti, ma perdono.
come hanno perso quelli che hanno cercato di contrastare prima il libro e poi i giornali. In realtà noi ci muoviamo su un punto difficile, la questione del patrimonio culturale e la definizione stessa di cultura. Su quella vorrò vedere poi la ricerca delle persone, avendo avuto 5 anni di difficile esperienza sull'idea di cultura e di Europa che c'è a Bruxelles, naturalmente. C'è il patrimonio storico e quello nessuno ce lo può togliere, a meno che naturalmente non cominciano a costruire nuovi palazzi sull'archeologia e nuovi modi di guardare i libri. Poi c'è il patrimonio creativo, ma avviene ogni giorno. Ogni giorno c'è qualcuno che inventa uno spettacolo, scrive un testo, un modo di comunicazione, un modello di comunicazione. E c'è una terza cosa che non è fermabile e che tutto ciò, come ha già detto Moscellini, produce cambiamento nei comportamenti. Cioè quello che io studio, che si chiama il mutamento culturale. In qualche maniera il contributo di Calter e del lavoro di Carmine ha favorito e in gran parte attivato questo tipo di mutamento. Non sappiamo ancora dove andrà. L'importante però, nel nostro caso, è muoverci. Grazie. Grazie, Michele. Sì, con difficoltà potrei dire, basta guardare l'assenza di qualcuno che sarebbe dovuto essere presente anche oggi per dire che poi i nemici del libro o del digitale sono ben assenti, nel senso che non sono presenti. Allora, io credo che Walter Ricciardi sia nascosto in qualche puntino nel video, perché mi aveva assicurato che sarebbe intervenuto, ma non lo vedo in chiaro. Quindi se c'è, ti sono grato, Walter. In attesa che magari si collega, dico solo due cose, perché Walter Ricciardi l'avete conosciuto, è stato uno degli attori, uno dei rassicuratori, una delle persone che ci ha aiutato a superare tutta questa difficile fase della pandemia. In realtà io ho avuto il privilegio di conoscerlo perché veramente tanti anni fa, lui era un docente all'Università di Cassino, mettemmo in piedi il primo centro per la diffusione della cultura scientifica, ovviamente nel suo mondo, medico, e tanto che facevamo una mostra incredibile che si chiama L'altra battaglia di Cassino, era la storia della malaria, perché lì la malaria aveva fatto ben più vittime della guerra, quindi, e dove grazie a questo centro, a un gruppo di ricercatori adesso estremamente importanti come Gilberto Corbellini e tanti altri, il modello di lavoro per raccontare una battaglia è stato poi diventato prassi, modello di intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere la malaria, perché ragazzi, la malaria non è, sì, in Italia nell'immaginario collettivo non c'è più, ma nel resto del mondo ci sono quasi 200 milioni di persone che entrano in contatto con l'anofale, quindi non 200.000 persone, 200 milioni, dati che certamente non sono aggiornati, ma noi abbiamo un'incidenza mortale sulla malaria che supera il globale del Covid a livello mondiale, quindi insomma, abbiamo ancora qualche problema. Certamente non è, però riesci come dire, a difenderti rispetto al Covid. Non c'è, e allora chiedo a un altro grande amico, Francesco D'Accetti dell'INFN, che è responsabile di tutta la dimensione del digitale di questo grande ente di ricerca,
se lo vedo o c'era. Sì, c'è. Francesco, se ci sei, ti prego di intervenire. Ok, li abbiamo stancati tutti. A questo punto, se credete, anche se l'orario è abbastanza, è ora di pranzo, se credete di voler, che qualcuno voglia intervenire, lo faccia alzando la mano, gli diamo l'accesso e vi ringrazio davvero tanto per questa bellissima mezza giornata, intanto insieme con voi, ma anche per affrontare temi che saranno poi riaffrontati con più approfondimento, con diverso approfondimento nei prossimi giorni. Domani affronteremo un tema importante del Made in Italy, della rilevanza del patrimonio culturale e digitale nel settore della moda, di quanto abbiamo un archivio disperso in Italia su questo comparto e coi quali vorremmo cominciare a ragionare con una serie di studiosi, perché diventi anche questo una linea di, diciamo, di ricerca del nostro sgangherato rete. Nessuno interviene. Vi ringrazio a questo punto. Quello che è importante è l'appuntamento, vedo Sera Cannizzaro oggi pomeriggio, presidente di Genova, è un'associazione che agisce sul territorio ligure, che condurrà l'incontro di oggi pomeriggio, dove andremo a capire, in parte l'abbiamo visto, ma lo rivedremo più nel dettaglio con i ragazzi dell'ISIA, i nostri ragazzi che percezionano, ma soprattutto che si aspettano dall'Europa. Questo per noi è fondamentale, perché poi noi li dobbiamo assecondare, li dobbiamo in qualche modo essere sponda per andare avanti. Buon pranzo allora, grazie a tutti. Grazie Carmine, buon pranzo, grazie. E ci vediamo qui alle 15. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti, davvero. Grazie Mario. Ciao. Grazie, sono due. Vieni di Mario oggi. Io sono tre, c'è anche Fois. Oggi c'è l'inflazione di Mario. Meglio così, meglio così. E mia moglie che sempre non si usa più il nome Mario. Bene, bene ragazzi, buona giornata. Buon pranzo anche ragazzi, ciao. Ciao. Ciao Michele. Ciao. Ciao Michele. Ciao, presto.